buonasera a tutti e grazie per essere pervenuti così numerosi al primo dei quattro appuntamenti che l'assessorato urbanistica del Comune di Cattolica propone alla cittadinanza su temi che si ritengono di stringente attualità e che meritano approfondimenti condivisi. L'idea di un ciclo di quattro conferenze sul problema del rischio sismico e dei contenuti urbanistici adesso correlati è nata durante gli incontri periodici del mio assessorato e dei dirigenti del settore 2 urbanistica lavori pubblici con il tavolo di lavoro composto dai rappresentanti locali degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. In tale sede è maturata la convinzione reciproca che quanto accaduto in Emilia, in Corprini, in Abruzzo, dovesse essere motivo di riflessione corale, tesa alla predisposizione di un'opera di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, degli operatori economici, dei tecnici stessi. Il fenomeno sismico, detto più semplicemente terremoto, è infatti un tema che lascia sempre sgomenti perché l'immaginario collettivo è vissuto come qualcosa di imprevedibile e dunque disconosciuto e temibile. D'altra parte, non per questo, ma anzi forse proprio per questo, dobbiamo sapere che le zone ad elevato rischio sismico rappresentano circa il 44% della superficie nazionale italiana e riguardano il 36% dei comuni e che le primissime leggi antisismiche risalgono al 1974. La legge numero 64 del 74 e sono poi seguite le leggi regionali numero 35 del 1984, la numero 19 del 2008, la numero 23 del 2009, quest'ultima in vigore dal 2010. Il nostro scopo sarà dunque quello di fornire informazioni corrette, di confrontare dati e situazioni, di suggerire possibili soluzioni, accrescendo il livello di consapevolezza della cittadinanza, di cercare politiche credibili di prevenzione del rischio sismico, che necessitano tuttavia di scelte politiche condivise, che non si orientino semplicemente alla predisposizione di piani di emergenza. Penso, ad esempio, alla conoscenza approfondita del nostro territorio, delle interazioni tra terremoto, terreno e costruzioni, che è un requisito indispensabile per un'effettiva opera di prevenzione ai fini della riduzione del rischio sismico. Questo studio è, ad esempio, oggetto della cosiddetta micro-pericolazione sismica, che individua le aree a diversa pericolosità sismica e la regione Emilia-Romagna sta contribuendo al cofinanziamento di questi studi a favore degli enti locali e il comune di Cattolica si è avvalso di questi contributi predisponendo uno studio al riguardo i cui risultati verranno sicuramente resi pubblici. Tornando alla sessione odierna dal titolo Il concetto e la dimensione del rischio sismico, i due relatori, i nostri ospiti, affronteranno lo stesso tema, ma l'uno, il professor Dallo Cavarello, geofisico, in chiave più generale e direi didascalica, l'altro, l'ingegnere Andrea Barocci, con un taglio più specifico e di prossimità relativamente alla costa romagnola. Prima di dare la parola ai relatori, voglio ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, contribuendo all'organizzazione e al finanziamento della stessa. Dapprima i relatori, che mi preme sottolineare, intervengono gratuitamente, con la semplice finalità di mettere a disposizione le loro competenze e conoscenze per la comprensione di un fenomeno così complesso. Gli ordini professionali di riferimento, le associazioni di categoria locali e provinciali, Lega delle Cooperative, Conf Cooperative di Rimini, CNA, AIA, ADAC di Cattolica, la provincia di Rimini per il patrocinio. Infine voglio ringraziare il dirigente del settore 2, architetto Tomasetti, e tutto lo staff dell'ufficio urbanistica e lavori pubblici che hanno reso e curato l'aspetto organizzativo e di dettaglio dell'iniziativa. Prima di lasciare la parola ai relatori, leggerò una breve presentazione del loro profilo professionale. Alla fine di entrambe le relazioni si aprirà il dibattito, a conclusione del quale siete invitati ad un piccolo buffet di ringraziamento. Vi ringrazio. Dario Alvarello è attualmente professore associato di geofisica della terra solida presso l'Università degli Studi di Siena. Si è occupato di modellazione quantitativa di processi geodinamici
determinazione dei campi di sforzo e deformazione da dati sismici e geodetici, studio di fenomeni pre-ecosismici e di analisi della sismicità su base statistica. È stato membro della commissione mista per la definizione della nuova carta di pericolosità sismica del territorio nazionale e ha partecipato come esperto della protezione civile alla redazione delle nuove linee guida per la microzonazione sismica. È attualmente membro del gruppo di lavoro di microzonazione sismica istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. È editore associato del Journal of Seismology. Andrea Barocci è ingegnere civile, membro del comitato della Regione Emilia-Romagna per la riduzione del rischio sismico e dell'associazione Io Non Tremo. L'associazione nasce come progetto di sensibilizzazione nei confronti del rischio sismico e con la finalità di ideare e realizzare iniziative volte alla comprensione e alla conoscenza dei cittadini verso questo tema. L'associazione si propone di attuare un programma di prevenzione e di stimolare il dibattito, favorendo incisive politiche di prevenzione, agendo sulla vulnerabilità sismica ed intende inoltre accrescere il livello di protezione delle persone, dei beni culturali, dei riferimenti sociali ed identitari delle città in cui viviamo. Grazie, lascio la parola al professor Dario Barello. Sorgendo delle ombre che si vanno sempre più marcate, il sole sta sorgendo, le ombre
che si spostano, a un certo punto arriva il terremoto. Siete pazienti, perché è lo stesso modo in cui la natura vive il terremoto. Presto si accelererà e vedrete che a metà mattinata succede qualcosa. Quello che vi sto illustrando è il terremoto nel suo ambiente. Ecco, questo è il terremoto. È un terremoto molto intenso. Il mondo è cambiato, no? Tale cosa. Il terremoto è fra gli eventi naturali quello che meno incide sull'ambiente naturale. Non lascia tracce, ma la difficoltà che proviamo noi nel ricercare i terremoti del passato e trovare delle tracce, perché non lascia nessuna traccia. È un evento assolutamente marginale nella storia del pianeta, totalmente marginale. Questa è una cosa che vorrei implementaste un po', nel senso che la sentiste proprio. La natura è fatta così, il terremoto è fatto così, cade qualche forma e passa la paura. Che cos'è che rende il terremoto quell'evento apocalittico per tutti quanti immaginati? Se voi andate a guardare l'immagine che vedete qua a sinistra, è quello che si vede oggi della faglia dell'Aquila. Quella mia collega che sta passando sopra sta passeggiando sulla faglia, è alta circa qualche centimetro. Quello è il mondo che ha lasciato il terremoto. Quella della destra è la traccia sull'ambiente atrofico. Ora, questo tipo di confronto, secondo me, è interessante per far capire una cosa. Il terremoto, di per sé, è un evento del tutto inessenziale. Diventa importante quando impatta il nostro mondo. Quindi il terremoto, di fatto, è un evento essenzialmente artificiale, è un evento essenzialmente un fatto culturale che avviene tutto all'interno della storia degli uomini. Tutto. Il terremoto è un pretesto. Perché una società mostri la propria vulnerabilità all'ambiente in cui si trova? Allora questo vuol dire che la cifra del terremoto non è data il suo appartenere a un mondo lontano, diverso, su scale temporali diverse, ma è semplicemente il nostro modo sbagliato di stare in quel mondo lì. Quindi di fatto il terremoto è un fatto totalmente culturale e artificiale, è un fatto antropico, come si dice in modo pubblico. Questa cosa è estremamente importante perché vuol dire che se il terremoto viene dentro la storia, le conseguenze sono tutte dentro la storia, ma anche il modo di reagire è tutto dentro la storia, non è fuori dal nostro mondo, è dentro il nostro mondo. Perché avete visto la natura sopravvive tranquillamente a centinaia di terremoti. Bene. Quello che di fatto costruisce il rischio sismico è la presenza dei beni dell'uomo. E quindi il rischio sismico è la possibilità che questi beni possano essere danneggiati da questo potenziale futuro evento sismico. Dato che tutto avviene dentro la nostra società, ridurre questo rischio è possibile per forza, perché dipende solo da noi. E quindi l'obiettivo dell'attività di prevenzione è ridurre questo rischio. Ora, una cosa che dobbiamo essere consapevoli, il fatto che sia nelle nostre corde non vuol dire che non costi nulla. È una cosa che richiede dei costi, un investimento in termini di denaro investito, in termini di minori guadagni, perché di fatto le attività di prevenzione costano. Su questo non c'è niente da fare. Allora in questo senso è necessario stimare il rischio sismico, perché stimare il rischio sismico noi correttamente possiamo indirizzare i fondi che abbiamo a disposizione, i pochi fondi che abbiamo a disposizione per fare questa operazione. Quindi la stima del rischio sismico è di straordinaria importanza, nel senso che serve individuare le regioni di maggiore situazione, di maggiore criticità, dove sì, vale la pena di investire il denaro molto rapidamente per evitare quegli effetti che avete visto. Inoltre, la conoscenza del rischio sismico è anche l'unico, forse non l'unico, ma uno degli elementi di base di quella che è una scelta consapevole di quello che riteniamo essere l'investimento accettabile in attività di prevenzione. Se io conosco il rischio, posso decidere quanto vale la pena di spendere. Nel presente il rischio non potrà mai essere annullato, possiamo ridurlo e decido di portarlo al di sotto di una certa soglia che noi, dal punto di vista politico, sociale e culturale, riteniamo essere una soglia di cautela adeguata. L'idea che la società moderna sia priva di rischi è una grande sciocchezza. La società moderna, in generale, è piena di rischi, di tutti i tipi, dal fumo alle automobili sull'autostrada, a qualunque altra cosa. È una certa rischio la nostra. La cosa paradossale è che rispetto agli anni e ai secoli passati, questo rischio l'abbiamo trasformato in qualcosa di totalmente inconsapevole e rimosso dal nostro orizzonte di discorsi. Il rischio non esiste, non deve esistere. Agli scienziati si chiede di eliminare il rischio e molti dei miei colleghi dicono che il rischio si elimina. E in realtà non è vero. Con il rischio si convive, non si può eliminare, si può ridurre, ma non si può eliminare. Del resto tutte le donne presenti, chi ha partorito, sa che il rischio di parto si può ridurre, molto ridurre, non è mai zero. Non esiste, pur lo facciamo lo stesso, quindi i rischi vengono corsi costantemente. Quindi il terremoto è un rischio al quale bisogna far fronte.
Allora, conosciamo questo rischio sismico, cos'è questo nome? Allora, questo rischio sismico è un oggetto complesso che va smontato nei suoi pezzi per poter essere meglio compreso. Il rischio sismico è fatto da quattro elementi informativi principali. Il primo è la pericolosità. Pericolosità e rischio non sono sinonimi, sono due cose completamente diverse. La pericolosità, lo chiamavamo un tempo scuotibilità, è una caratteristica naturale del suolo. È praticamente lo scuotimento, quando si parla di rischio sismico, il tipo di scuotimento sismico atteso in un futuro più o meno remoto. È la componente irriducibile del rischio, sulla pericolosità non possiamo fare nulla. È così e basta, perché abitiamo a Cattolica. Se abitassimo altrove avremmo un'altra pericolosità. Se abitassimo le pendici dell'Etna sarebbe un'altra pericolosità. Ma la pericolosità è insita nel mondo in cui abitiamo, è parte del territorio. Ci sarebbe, anche se non ci fossimo, la pericolosità. Accanto alla pericolosità arrivano i nostri contributi. Una cosa è la vulnerabilità, cioè quanto è sensibile quanto sono sensibili i nostri beni all'occorrenza di un terremoto. Cioè quanto si danneggerebbero qualora arrivasse il terremoto che stiamo aspettando. Bene, questa è una parte sì riducibile del rischio, che noi possiamo ridurre, adeguando per esempio da questa, adottando una progettazione consapevole più adeguata alla situazione, possiamo drammaticamente ridurre la vulnerabilità per le nuove costruzioni. Possiamo intervenire anche sulle vecchie, possiamo agire in qualche modo. Questa è una componente che ci aiuta ad abbassare il rischio. Mentre la prima, ripeto, non possiamo toccare, la seconda sì. Un altro elemento chiave è l'esposizione, che è cosa diversa da vulnerabilità. L'esposizione vuol dire come sono distribuiti i beni sul territorio e quanto valgono, se preferite, quanto decidiamo che valgano quei beni. La pianificazione territoriale interviene in questo livello per abbassare il rischio sismico, mentre la progettazione aiuta a ridurre la vulnerabilità, la pianificazione territoriale decide di usare il territorio in modo più consapevole. Io le cose più preziose le metto qui, dove il terreno è più sicuro, la pericolosità è più bassa, oppure le sposto quando è necessario, nella misura in cui per esempio stanno in una zona particolarmente pericolosa. Capite la distinzione fra pericolosità da un lato, vulnerabilità dall'altro, esposizione. C'è un terzo elemento ugualmente importante, forse in una società ricca come questa, la Regione Romagna non conti, un'altra società estremamente importante invece, che abbiamo un orizzonte più ampio, è la resilienza. Cioè quanto una società è in grado di reagire al terremoto una volta che questo è arrivato. Se voi fate l'esempio, per esempio, dei terremoti che hanno colpito Haiti, la società di quell'area non si risolverà mai dal terremoto, non ha energia sufficiente per sollevarsi. Quindi quella zona è più a rischio da rimanere, volendo. Perché di fatto, una volta colpita dal terremoto, quella zona crollerà, di fatto, quella società. Guardate che la storia d'Italia è piena di città abbandonate per via del terremoto. Abbiamo studiato a lungo la sequenza sismica dell'Aquila. A nord dell'Aquila esistono tutta una serie di città romane abbandonate progressivamente nel tempo, presumibilmente a causa di terremoti antichi. I cittadini che abitavano lì hanno deciso non voler più o meno ricostruire, non ce l'avrebbero fatta comunque a ritornare, per così dire, ad essere una città fiorente. La loro resilienza era troppo bassa. Ecco, questi quattro elementi, la loro combinazione, costituisce il rischio sismico. Quindi questo tutt'uno che voi immaginate essere sinonimo di una grandezza, cioè, connota un territorio, in realtà connota fondamentalmente il nostro modo di starci dentro. Perché almeno tre di questi elementi sono tutti all'interno del nostro modo di vivere il mondo. E non solo il mondo per com'è. Ora, può essere utile per capire il fenomeno sismico in termini dell'impatto sociale, che cosa ci riguarda, perché voi non siete scienziati, non fate fisico, magari può essere attratto dalla potenza del terremoto in quanto fenomeno fisico materiale. Siamo interessati al terremoto in quanto capace di produrre danni. È evidente che parlare di vulnerabilità, esposizione e resilienza è un elemento chiave, però tenete presente che questi tre concetti sono tutti storicamente determinati, perché mica nel corso degli anni abbiamo valutato allo stesso modo. E mica sempre li abbiamo giudicati ugualmente importanti, dipende dalle circostanze. Allora, quello che voglio dire è in questo senso, nuovamente, questo tipo di caratterizzazione del rischio sismico è tutto iscritto nei nostri moduli culturali. Siamo noi a dover giudicare quanto vale un bene. Una scuola vale più di una chiesa, o vale meno. Quando parliamo di esposizione, quando dobbiamo andare a giudicare se una zona, un bene culturale, una chiesa, del 600, vale più di un asilo o meno? Dite, non si possono fare scelte del genere, invece le facciamo costantemente scelte, cioè, dobbiamo farle per forza. Bisogna decidere, e dietro una scelta, una valutazione del rischio, c'è comunque una scelta etica.
è una scelta politica e morale, è una cosa per cui dovete essere tutti consapevoli. E il motivo per cui non è che si può alzare questa scelta di scienziati, non è il nostro punto è altro, ve ne parlerò, cosa dobbiamo fare noi. Cosa dobbiamo fare come cittadini e invece stabilire una scala di valori. Perché il nostro scopo è stimare la pericolosità, è sapere quanto un territorio, che caratteristica ha quel territorio. Da un punto di vista naturale, indipendente da quello che c'è sopra e quanto giudichiamo essere, per così dire, pericolosa un'area, ed ha un senso oggettivo, oggettivo quanto può essere la cultura scientifica. Con i nostri metodi di ricerca mettiamo assieme le informazioni e giudichiamo un territorio più o meno pericoloso, in un modo che vi dirò. Tutto il resto dipende dalle decisioni di una certa comunità. Come quella comunità su quel territorio ha deciso di vivere, cosa ha deciso di difendere, cosa ha deciso di non lasciar perdere rispetto a esigenze diverse. Per esempio, può dire, come è successo, perché adesso vi parlerò della natura sismica, in molti periodi si è deciso che il terremoto non è la cosa più importante è lo sviluppo urbanistico, perché la gente deve mangiare. Io lo capisco perfettamente, non è più che il terremoto è la cosa principale, questa è una cosa tutto marginale, dipende dalle scelte della società. Quello che è grave è che queste scelte spesso non sono consapevoli, e questa è la cosa sulla quale... Bene. Allora, una cosa che ci si chiede è dire, beh, prevedi da me il terremoto. Io sono il direttore del progetto nazionale per la previsione dei terremoti, che è una parola che non si poteva usare, adesso si usa. Aiutaci a prevedere il terremoto. Che tipo di previsione possiamo fare? Vuol dire, dimmi come fai a fare la pericolosità del territorio, poi dopo decidiamo cosa fare, ma intanto dimmi qual è la pericolosità. Allora, cosa dovrei fare io, per il mio mestiere? Dovrei conoscere, perché abbiamo imparato un sacco di cose per tutti. Per esempio, la cosa importante, la prima cosa è sapere dove si romperà la crosta terrestre, quelle grandi fratture che in qualche modo generano il terremoto. Beh, la prima cosa dobbiamo sapere dove originerà il terremoto, che colpirà, per esempio, Cattolica nei prossimi 20 anni. Beh, a questo punto, una volta che so dove si romperà, devo sapere quando si romperà. Quindi devo sapere qual è lo stato di carico a cui questa struttura è sottoposta, che tipo di pressione riceve, che punto è, quanto è lontano il punto di crisi che lo porterà a fratturare. Questo mi dirà quando avverrà il terremoto. E poi c'è una cosa importante, posto che io sappia dove avviene il terremoto, mettiamo fuori costa, a 20 km, mettiamo di sapere che avverrà fra 15 anni, a questo punto devo sapere da lì a qui le onde come arriveranno. Perché non mi basta sapere che lì verrà c'era un terremoto, devo sapere l'energia che viene accumulata lì e che viene liberata dal terremoto, come raggiungerà questo edificio. Perché il progettista deve sapere questo, se vuole costruire un edificio capace di resistere a quello scuotimento che lo caratterizzerà. Bene, devo sapere queste cose. A me è chiesto questo. Quando abbiamo fatto la carta di pericolosità sismica, questo ci è stato chiesto. E a sto punto faccio la difesa. Le nostre difficoltà sono terrificanti e ve le illustro. Tanto per cominciare abbiamo imparato una cosa, i terremoti originano, il punto di nucleazione dove parte il terremoto, solitamente avviene a profondità tra i 10 e i 15 km. Voi dite, è sulla pelle della Terra. Il buco più profondo costruito, fatto dagli uomini sulla Terra, è un buco che hanno fatto sulla penisola di Kola, nel nord della Russia. Ecco, il buco è profondo 12 km, più in là di così non si riesce ad andare. La crosta terrestre è profonda 20, 30, 40 km, il raggio terrestre 6.400. Quindi noi per buchini nostri arriviamo giusto a scalfire, come se io volessi capire come è fatta la struttura, e con l'unghia faccio così sul muro. Bene, quindi io a quei 20 km non ci arrivo. Soprattutto dovrei sapere dove cercare, perché non so mica dove sta avvenendo. Dovrei bucherellare tutta la terra e beccare i punti in cui sta per sorgere il terremoto. Quindi questa cosa non la possiamo fare. Un'altra cosa, quanto ci mettono a caricare queste falle? Invece che i terremoti sono frequenti, non è vero, i terremoti sono rarissimi. Se guardate da fare i conti, la maggior parte dei terremoti sulla stessa struttura ha dei tempi di ritorno nell'ordine che vanno da parecchie centinaia a qualche migliaia. Cioè la stessa falla si rompe ogni 1000-2000 anni. Quindi io dovrei conoscere ciascuna, tutta una storia pregressa che dura, che ne so, 20.000 anni. E chi la conosce la storia? Io posso cercare di capire qualcosa, le falle più recenti sono quelle che non si attiveranno più. Magari ce n'è una a 200 metri più in là che non ho mai visto, che si è attivata l'ultima volta 3500 anni fa, quando lì non c'era nessuno, e nessuno ha lasciato traccia di quello che è successo. Bene. Inoltre, io lo dico da fisico, la frattura è una delle cose meno note di tutta la meccanica. Come avviene una frattura è una cosa difficilissima da capire, è un processo di vista fisico-matematico estremamente complesso che parte dalla scala molecolare e finisce 40 km più in là. Cioè, quindi una cosa che copre una parte di scala. Vi assicuro che è una delle cose che si conoscono peggio,
in laboratorio. In natura ancora peggio, perché in natura sono i fluidi, ci sono le storie di campo che sono diverse, insomma è una cosa molto complicata. E inoltre, la forma dello scuotimento, posto pure che avessi capito tutte quelle cose che ho detto, la forma dipende come viaggiano le onde, no? E le onde, cosa dipende come viaggiano? Ma infatti il sottosuolo, la scala di qualche chilometro. Noi conosciamo il sottosuolo, la scala di qualche chilometro, insomma. Vi faccio vedere, sarebbe molto facile fare così. Può far partire quello di sinistra? Ecco, un mondo così, il nostro mondo, il mio mondo, io faccio un fisico matematico, per me è perfetto, un mondo fatto così, bellissimo, si calcolano le equazioni delle onde, si viaggia perfettamente, tutto perfetto. Posso fare i conti esatti su quale sarà la forma dello scuotimento, distanze 15 km. Peccato che quando vado a mettere gli strumenti sul territorio vedo quello che vedete sulla destra, che si somiglia vagamente a quell'altro. Vedete, anche lì c'è una cosa esallare, ma tutto il resto è un guazzabuglio terrificante. Perché un guazzabuglio terrificante? Perché la Terra è estremamente eterogenea, ma estremamente eterogenea. Qui ci sono i fanghi, qui non ci sono, qui c'è roccia fiorante, lì sono sabbie, le sabbie sono sature, non sono sature. Questa è un'incidenza sul mondo sismico terrificante, alla scala di 100 metri, non alla scala di 100 km, alla scala di 100 metri. Quella che si chiama microzonazione sismica è il tentativo che facciamo di prevedere quell'articolazione che vedete sulla destra, quella complessità territoriale che in qualche modo si manifesta all'alto del terremoto. Quindi tutto questo assieme rende estremamente difficile capire che succederà esattamente qui. Alcuni pezzi sì, la microzonazione riusciamo a controllarla bene, stiamo a studiare gli ultimi 50-60 metri di terreno, più o meno, ma sapere dove sorgerà, sapere che succede nel frattempo, sapere quanto dura la carica. Poi che facciamo noi? Perché non fate nulla, totalmente falso, noi abbiamo imparato tantissime cose, ma queste tantissime cose non ci permettono di dire esattamente che succederà. Possiamo fare invece tante ipotesi, senza poter escludere nessuna. Però, mica queste ipotesi sono sicuramente verosimili. Noi, sulla base della cultura che abbiamo sviluppato, possiamo decidere che certe ipotesi sono più verosimili di altre. La parola verosimiglianza, in termini fisico-matematici, anzi matematici, chiama probabilità. La probabilità vuol dire un giudizio di verosimiglianza su un'ipotesi rispetto all'altra. Domani pioverà? È probabile che piova. Vuol dire che io credo di più all'ipotesi che piova rispetto allo scenario che non piova. Bene, questa è la probabilità, non è niente di più di questo. Voi immaginate se è un concetto molto astratto, ma è semplicemente un giudizio. È di fatto una quantificazione di un giudizio razionale e consapevole sulla base di quello che è successo. In effetti noi quello che facciamo è dare distribuzione di probabilità, come si dice, io ho tanti scenari possibili, questo è più probabile, questo lo è meno, questo lo è meno, questo lo è meno, questo lo è meno. E posso quantificare, questo è certo, questo qui è poco probabile. Bene. Questo vuol dire che ragionare sulla pericolosità vuol dire fare una specie di commessa, dire, bene, il vostro assessore è qui, io squaderno sul tavolo dell'assessore tutta una serie di scenari e dico, guarda, questo è un po' più credibile di quest'altro, questo è un po' meno credibile di quest'altro, e così via. E purtroppo l'assessore, teoricamente, dovrebbe scegliere e fare la scommessa. Dire, bene, punto su questa carta. Mi sono spiegato? Allora, questa è la logica che sta dietro, con l'assessore, ovviamente. Ma quello che di fatto facciamo è continuamente fare questa scommessa. Quello che va chiesto a noi sismologi è quello di dire, bene, dacci dei giudizi consapevoli. Quando voi giocate la schedina, io sono assolutamente incapace della schedina, ma di fatto so che gli esperti conoscono la storia delle squadre di calcio, sanno quelle che è più probabile che vinca rispetto all'altra, e giocano. Ci vuole un esperto per fare questa cosa, no? Per giudicare che l'Eventus si giochi meglio quest'anno della Roma, che so. Bene. Noi facciamo esattamente la stessa cosa, studiamo così il processo e decidiamo certi scenari sono più verosimili di altri. Bene. Ora tenete presente che non ci sono certezze, cioè non possiamo essere certi che quello scenario è più gravoso che noi ci possiamo immaginare, ce n'è sempre uno più grave. Ma possiamo ritenere uno scenario più grave estremamente inverosimile. La parola estremamente però non vi lascia entrare in inganno, non c'è un modo sicuro per dire questa è la soglia giusta di inverosimiglianza. In realtà la scelta è sempre politica. Dire, quando è che decidete che è bassa la probabilità? Per esempio, per legge italiana è bassa quando la probabilità è sotto il 10%. Cioè, quando siamo sicuri che al 90% non può succedere una cosa più grave di quella, per noi quello è il massimo che può succedere. Siamo contenti di questo? Può darsi sì, può darsi no. Il problema è la consapevolezza. Mettete presente, questa scelta implica sbagliare per eccesso di cautela e quindi spendere troppo rispetto a quello che può succedere, o sbagliare per eccesso di confidenza e spendere troppo poco rispetto a quello che succede. È una scommessa, sì, ma quando non c'è il cavallo, che fa? Mette i soldi sul tavolo.
Qui non stiamo giocando con i cavalli, stiamo giocando su beni che sono ben più cospicui. E non stiamo, noi non speriamo di vincere niente, speriamo di perdere il meno possibile. E questo vi dovrebbe in qualche modo rendere consapevoli dei problemi. Allora facciamo, vi racconto cosa facciamo noi. Allora, la prima cosa che facciamo è fare questo lavoro, è per valutare la verosimiglianza di scenari, andiamo a guardarci la storia passata. Per esempio, queste carte qui le abbiamo studiate negli ultimi 20 anni, gli italiani sono molto bravi a studiare la storia sismica passata, abbiamo il catalogo migliore del mondo. Sì, i cinesi c'erano più vecchi, ma quasi molto, i nostri ci pieni. Bene, cosa facciamo? Studiamo la storia sismica, per esempio quella carta a destra sono le massime intensità, cioè il massimo valore di danneggiamento, se preferite, osservato nel corso dei secoli, da quando abbiamo memoria. Per esempio Rimini, lì giù, è caratterizzata da intensità attorno all'ottavo grado, l'intensità massima. Tenete presente che il terremoto di Germania è stato il settimo grado. Quindi il massimo che ci abbiamo documentato a Rimini è il terremoto più forte di quello. L'abbiamo fatto per tutti i comuni, la carta che vedete qua a sinistra è la carta di tutta Italia. In tutti i comuni c'è questo tipo di oggetto. Quella che vedete sotto è invece la storia sismica di Rimini. Sono tutti i terremoti, parlo di Rimini perché insomma, per certi versi è un comune più grande, comunque è una storia molto simile a questa, ed è meglio documentare. Vedete? Quelli pallini corrispondono a tanti eventi che dal 1300 in poi sono avvenuti a Rimini, l'ultimo è il 1916. Vi faccio notare che eventi con intensità 8 ce ne stanno almeno 4. Non è una volta solo, sempre in ambito di Pinzanina, cioè c'è stato il terremoto e ce ne sono stati altri 3 precedenti e forse ne è stato anche uno nel 1300, quindi è una cosa che succede. Di rado, ma succede. Allora, il massimo terremoto che ha colpito Rimini, almeno 5 volte l'ottavo grado MCS. Che vuol dire l'ottavo grado MCS? Sono a leggersi la storia della, che cos'è l'ottavo grado, è una descrizione dello scenario di danno, non è uno scoprimento. Ecco, che cosa è successo a Rimini? E teoricamente l'ottavo grado nella scala del Carlin-Carlin-Silver, che è una delle scale possibili, che non c'entra con la magnitudo, questa è la scala dell'effetto, cioè cosa è successo, lo scenario, gente è scappata, questa fotografia, la fotografia. Vedete, piegamento e crudo di alberi, i mobili più pesanti e solidi cadono, vengono scaraventati lontano, strade e sculture si spostano, cercate di medesimarvi, questa è la filmata, è la fotografia della gente di Rimini, che vedete lì scavare in mezzo al macello, che ha vissuto questa esperienza. E l'ha vissuta almeno 5 volte nella storia. Lievi fessure in terreni, i corsi d'acqua portano sabbia e fango, caduta di ciminiere, campanili, muri di cinta, danni. Danni gravi, no, perché il terremoto vero è un terremoto 9. Non grado vuol dire devastazione distribuita. Ma quanto costa? L'avete visto? Il terremoto di Milano è un settimo, che non è lontano. Bene. Ma la storia sismica di per sé non basta, anche se dovrebbe allertarci tutti, no? È successo almeno 5 volte, perché non deve smettere di succedere. Vediamo come è fatta sta storia. Ecco, da solo non basta. Perché vi dico che non basta? Guardate quella storia sismica. Che è successo qui nel 1300? Niente, sono finiti i terremoti? Oppure non li conosciamo? Oppure non sappiamo cosa è successo? Vedete? Prima del 1400 i terremoti erano meno frequenti o li conosciamo peggio? Non è che ci sono qualcosa più grave prima? Ecco, io ci sono, c'è un esempio emblematico di quello di Verona. Se volete guardare la storia sismica di Verona, è una storia molto lunga quella di Verona, abbiamo molta documentazione. Verona, e se parlate di veronesi sono del tutto consapevoli che loro è una zona praticamente asismica, non sanno che nel 1117, Verona è stata devastata in qualche modo intensità 9. 9. 1117. Perché lo sappiamo? Che qualcuno c'era lì che scriveva e fortunosamente quel documento, quel terremoto era fino a noi. D'accordo? Ma questo è stato colpo di fortuna. Io come faccio a dire che a Rimini non c'è stato un terremoto nell'812? O attorno alle guerre gotiche? Che ne so io? Come faccio a sapere? Allora io non posso basarmi solo sulla storia sismica per dire che il massimo intensità sarà 8 per quanto frequente e il massimo che possa succedere. Non lo posso sapere. Allora quello che facciamo noi è cominciamo a studiare un sacco di cose. E le faglie, e studiamo la sismicità, e cerchiamo di fare i modelli. Questo è il nostro mestiere. Facciamo questa roba qui e cerchiamo di mettere assieme tutte le nostre cose e quello che salta fuori è un oggetto tipo questo. Questa carta qui, che tutti dovrebbero conoscere perché è una carta pubblica, è la carta di pericolosità sismica del territorio nazionale. Cosa vuol dire? È la carta che ci dice, bene, qual è lo scuotimento, che c'è, il massimo scuotimento che è ragionevole aspettarsi nei prossimi 50 anni? È quella carta lì. È una carta di previsione. Io ho previsto che nei prossimi 50 anni al massimo succede questo, ragionevolmente, non è il massimo possibile,
è quello che ha soltanto il 10% di probabilità di essere superato, cioè al 90% sarà più piccolo di quello, al 90%. Io lavoro nella Commissione delle Nazioni Unite per le centrali nucleari, le centrali nucleari mica le fanno su questa base, no? Io devo essere sicuro al 99,9% che non vengo uno scotimento più grande di quello, ma per le nostre case ci accontentiamo del 90%. Vuol dire che abbiamo un 10% di probabilità che succeda qualcosa di più grande di questo punto. Perché abbiamo scelto il 90%? E per fine possiamo scegliere più il 99,9%, ma servirà semplicemente a far crescere lo scotimento. Finché non decideremo di vivere tutti in bunker, in cemento armato, senza porte, senza finestre, perché quelli resistono a qualunque cosa. Siamo disposti a vivere in un bunker di questo tipo? No. Dobbiamo accontentarci di una soglia di cautela ragionevole. L'importante è che sia scelta consapevolmente. Noi di fatto corriamo il rischio accettando quella soglia lì. Fatto quella soglia mi permette di capire che esistono altri tipi di scenari possibili. Il punto che sta alla destra sono altri tipi di soglie di probabilità che corrispondono a valori diversi di scoglimento e quindi criteri di progettazione diversi. Bene. Quindi una, dire che non si prevede terremoto è falso, l'abbiamo fatta con quella carta, quindi abbiamo previsto il terremoto. Il terremoto dell'Aquila, perché non sono di alta pericolosità. Il terremoto dell'Emilia Romagna pure, quindi quella zona gialla in alto, mica una zona. Per legge dello Stato, tutto il territorio nazionale è sismico. L'ultima normativa sismica sancisce questo fatto, tutto il territorio italiano è sismico, in modo diverso, ma è sismico tutto. Ci abbiamo messo 100 anni a far passare questa logica. Io parlai con l'assessore, perché l'assessore parlava della normativa sismica, la prima normativa sismica dello Stato unitario del 1908-9, fatto subito dopo il terremoto di Messina. Le isole? Anche le isole. L'unica che è andata fuori è la Sardegna, solo la Sardegna. E a sismica? La probabilità è molto bassa. Asismico, scusi se gli ho detto, il problema asismico è un concetto. Se fosse successo l'ultimo terremoto 2 milioni di anni fa, il prossimo arriva domani. No, no, ma ha ragione, è una questione interessante. Però l'unico posto in cui non abbiamo notizie di terremoti significativi è la Sardegna. Il resto ci hanno dato dappertutto. Persino, vedete il tacco, sono contento. Vedete il tacco dell'Italia, è quasi bianco. Peccato che ci sono due località della Puglia che hanno subito un terremoto di testa 10. 10, devastate completamente. Per un terremoto forse abbiamo avuto a mare, o forse un terremoto greco. Quindi di fatto. Allora, la cosa però importante è che questa è una carta di predizione che ha il valore che vi sto dicendo, cioè uno scenario plausibile, molto plausibile. Bene, questa carta, come tutte le carte dello Stato, ha delle fortissime limitazioni. Tanto per cominciare dobbiamo aggiornarla continuamente. Impariamo delle cose e dobbiamo cambiare la carta. E questo si scontra con le esigenze dei pianificatori urbanistici, ma come mi cambiate la carta sotto le mani, io questo progetto. È più vero, ma noi che facciamo? Impariamo delle cose e le facciamo? Quindi la faccenda è complicata, è controversa, e giustamente anche questa è frutto di un contenzioso politico, giustamente, ma non c'è mica niente di male. Un'altra cosa, è condivisibile scegliere il 10%? Chi l'ha scelto? Gli americani, va bene. Siamo d'accordo? L'abbiamo discusso? No. Da qualche parte qualcuno dice che il 10% va bene. Siamo d'accordo tutti? Guardate che adesso con quella carta che ho fatto vedere, io potrei scegliere una soglia diversa a casa mia. Basta guardare quelle curve, saperle leggere, e non si sceglie la sua pericolosità, non c'è mica necessità. E poi sarà destino molto grossolano, perché le abbiamo fatte noi guardando tutto da Roma, quindi immaginando la Terra, l'Italia, come se fosse una meseta degli Stati Uniti sud-occidentali, cioè una sorta di tavola di roccia affiorata dappertutto, e l'abbiamo fatta così. Quella carta lì l'abbiamo fatta così perché il territorio non lo conosciamo a livello di dettaglio tanto, bisogna passare a qualcosa. E quindi bisogna fare gli studi di microzonazione sismica e le amministrazioni locali, il progettista, di farsi carico di una conoscenza più dettagliata sul territorio per capire esattamente quella carta come andrebbe convertita poi se io progetto lì o progetto là. Bene. È importante. Qual è il livello di danno che noi giudichiamo accettabile? Salvaguardia della vita? Funzionamento della struttura? Cos'è? Da cosa ci vogliamo difendere? E quanto ci vogliamo difendere? Ovviamente questa è una scelta importante. Possiamo decidere, come dicevo, essere sicuri al 99,9% o al 90%. Dipende se è un ospedale, se è una scuola, se è una casa civile di abitazione o se è un fienile. Dobbiamo differenziare queste cose. E soprattutto, cosa giudichiamo oggi, o come l'abbiamo giudicato nel passato, moralmente accettabile riguardo agli investimenti richiesti per mettere a riparo il bene? È una cosa che chiede una discussione attenta. In Italia manca una carta di rischio. Come anche la maggior parte dei paesi del mondo, sono solo carte pericolose.
perché devono metterci d'accordo nei cittadini e decidere quanto vale quello che abbiamo sul territorio e che cosa vale. Guardate, sono state scelte diverse nel passato. Quando si fu fatto il terremoto in Friuli, la prima cosa che costruirono fu le fabbriche, perché scelsero quello come bene principale, perché la popolazione fa da mangiare, dopo quella casa la costruisce intanto per lavorare. In Emilia Romagna stanno facendo lo stesso. In altre realtà, per esempio dopo il terremoto '80, fu scelto di favorire le case di abitazione. Polemica in Emilia Romagna, perché hanno dei soldi richiesti da abitare le fabbriche? Va bene, è una scelta di valore, è una scelta politica, non è una scelta sulla quale non ci sia discussione, cioè deve essere discussione, non è una scelta semplice, è una scelta morale, politica, etica, sociale, nelle sue storie del passato le cose sono state fatte diversamente. Perché a Onna la prima cosa che hanno costruito è stata la Chiesa? Perché? Era così importante la Chiesa? Mettiamoci d'accordo, discutiamo, è veramente la cosa principale? Beh. Allora, questo tipo di scelte, quando sono democraticamente condivise, trovano riscontro in quella che è la percezione individuale. Cioè, quindi è una scelta problematica e quindi è una scelta storicizzata, dipende dalla storia, dal contesto, dal momento, da tutto questo. Quindi il problema, vedete, ci allontaniamo dall'ambito scientifico, che è il mio ambito disciplinare preciso, e io mi rimetto la casacca del cittadino e lo guardo da un altro punto di vista. Sì, va bene, io do questo contributo, a questo punto, e a un certo punto lo discutiamo. Allora, l'Italia è un paese ricco di eventi sismici disastrosi. Quella che vedete lì è un elenco abbastanza approssimativo di eventi sismici catastrofici. L'Aquila è un terremoto abbastanza significativo, ha avuto 9-10 grado, non all'Aquila, ha avuto soltanto 8, l'Aquila ha avuto 8 grado scarso. Allora, questi eventi qui sono tutti terremoti che hanno fatto molti morti. Abbiamo circa un evento di 10 anni. È possibile che siamo sempre impreparati contro il terremoto? Guardate, quello che è interessante è che la normativa italiana, parla del 1908, è la prima norma simile allo Stato unitario, ma gli Stati preunitari avevano normative simili. I piemontesi, quando hanno, per così dire, unificato l'Italia, hanno adottato una normativa loro che non prevedeva il terremoto, quando mai hanno visto i terremoti in Piemonte. E quindi tutte le normative sismiche furono abolite. E improvvisamente il terremoto del 1908, che coglie tutti impreparati, letteralmente. Voi non so se ci sono dei molto belli sul terremoto di Messina, ma per esempio voi sapete, gli unici soccorsi arrivati della flotta russa. Erano gli unici che stavano lì. Giolitti è l'unica notte che non è dormito a casa sua, perché aveva perso notizie di Messina e Reggio Calabria, non sapeva che era successo. Non c'era nessuno strumento di controllo del territorio, non c'era nemmeno l'esercito pronto a fare le cose. Quando è arrivato l'esercito italiano, l'unica cosa che ha fatto è cominciare a fucilare le persone, perché erano tutti quanti, era tutta gente che stava rubando le case. Tutti. Perché non aveva nemmeno gli strumenti concettuali per affrontare il problema. Non era un esercito fatto per questo scopo, era fatto per difendere i sacri fucili malati. Questa cosa è un problema grave. Allora, perché la maggior parte non è così poco sensibile al problema del terremoto? Perché i terremoti, alla scala individuale, sono eventi rarissimi. Guardate questi eventi, Foggia, che è la mia città, Catania e L'Aquila. Vedete, sono tutte città che hanno avuto danni molto gravi. Vedete, Foggia è il 9 grado, Catania almeno 2 volte è arrivato al 10 grado. L'Aquila ha avuto per 3 volte il 9 grado. Bene. Quello che voglio farvi vedere qua, vedete, queste sono le scale di intensità. E quello che vedete qui è la durata, 80 anni, della memoria orale. Il nonno racconta al nipotino che ha vissuto il terremoto. Questa è la trasmissione orale, che è il calore di una trasmissione affettiva, quindi di fatto sembra una cosa vera. Non quella che scrivo io sui libri e racconto al bambino, ma si può parlare delle galassie, con il terremoto è la stessa roba. A parte un universo astratto, che se lo racconto con mio nonno, magari c'è lo vedo. Quanto dura questa memoria? Al massimo 80 anni, quanto dura? Sparisce il nonno, sparisce la memoria. Ecco, questo vuol dire che quelle tre città, è una che dove sono nato, la gente non ha nessuna percezione di lui, della pericolosità innanzitutto, primo punto. Non sa che lui vive su una cosa che è pronta a colpirti un momento all'altro, non lo sa semplicemente. Inoltre il terremoto ha un'incidenza per certi versi del tutto trascurabile rispetto ad altre cause di morte. La gente si concentra, i terremoti fanno un sacco di morti, non è vero, i terremoti ammazzano pochissime persone, lo dico in modo cinico e brutale. Però dovete essere consapevoli del fatto che i terremoti, che causa di morte, sono del tutto marginali. Si muore molto più facilmente di tumore al polmone, di infarto, di incidente stradale. È molto più facile morire di persone che non di terremoti. I terremoti non è. Questo abbassa per certi versi la pregnanza del rischio sismico, insomma, alla fine non è che lo ammazzi, è difficilissimo che succede. Non conosco nessuno che sia morto di un terremoto. Mentre invece ciascuno tragicamente conosce gente morta di tutt'altro.
Terremoto non ha ammazzato mai nessuno della nostra cerchia di conoscenze, salvo in casi molto sporadici. Quindi la memoria fa fatica a consolidarsi a livello individuale. L'unico posto in cui si consolida è a livello normativo. La normativa, almeno nel mondo moderno, nel mondo antico c'erano altri rituali che in qualche modo preservavano la memoria del terremoto, c'è una miniera molto importante, rituali contro il terremoto che raccontano come è stato vissuto il terremoto negli anni e che trasmettevano anche norme di cautela. Ecco, come strumento di trasmissione delle informazioni. In una realtà rurale era possibile trasmettere informazioni. Invece il mondo moderno si connota attraverso un meccanismo che chiama legge dello Stato. La legge dello Stato è più intelligente, lungimirante di noi. Deve essere, la sua funzione è questa, essere meglio di noi. Cioè portarci a ragionare su cose sulle quali non vorremmo ragionare. Bene. La normativa sismica è lo strumento che adottano gli stati moderni per agire su questa cosa. Ora, ovviamente la normativa sismica a sua volta è oggetto di contenzioso politico. Non è un oggetto metastorico, non sta fuori della storia, è dentro la storia. Come tutto questo che sto raccontando oggi, è tutto dentro la storia. E tu dentro la storia ciascuno di noi. Vi faccio la storia della normativa perché è interessante. Vedete, a sinistra ci sono la normativa di 1909. La normativa fondamentalmente è rivolta all'attività di prevenzione. Prevenzione fatta come? Sugli soggetti che vengono ricostruiti dal terremoto. La ricostruzione di Messina fu un esempio di ricostruzione antisismica. Chiaramente, cosa colpisce? Soltanto le aree danneggiate. Quindi, cosa assistiamo? 1909, soltanto i comuni danneggiati del terremoto del 1908 vengono interessati. Tutto il resto d'Italia rimane sismico agli occhi della normativa. Ognuno fa quello che fa. 1927, man mano che i terremoti si allarga progressivamente la zona sismica. Questo implica che arriviamo sempre dove poi sono scappati. E senza lì il terremoto, i danni affatti, speriamo che la prossima volta siamo più fortunati. E così andiamo avanti. Vi faccio notare anche un'altra cosa. Accanto alle zone colorate, ci sono delle zone blu scuro, credo, che raccontano il terremoto. Ma sono anche le zone blu scurissimo. Sono i comuni che chiedono di uscire dalla normativa sismica. Dice, ma avete rotto le scatole, mi fate dei vincoli, io adesso voglio uscire. Ci sono tutta una serie di atti normativi, quello di Rimini in caso emblematico, chiedono a Mussolini per piacere di tirarci fuori, se no gli alberghi non possiamo costruire. Perché abbiamo dei vincoli urbanistici talmente stringenti che non possiamo. Guarda che non sono scelte stupide necessariamente. Uno dice, io do la priorità a certe cose, devo mangiare, fammi costruire, o basta essere consapevoli di quello che esiste. Quindi la storia della sismica italiana è una storia continua di tentativo dello Stato di imporre una forma di vincolo e tentativo di un paese che si ribella a questi vincoli e vuole, per cercare di essere vincolo, quando arrivano i soldi per ricostruire e non lo vuole più poco dopo. Vi faccio un esempio emblematico, ma quando vi ricordate le scorie nucleari che devono seppellire in Basilicata, il comune come ha fatto a liberarsi le scorie? A dichiarare il comune zona sismica. Potremmo farlo all'epoca delle regioni, la chiamata è passata dalla terza alla seconda categoria. Quindi non si poteva più. Qualche mese dopo mi telefona l'assessore e mi chiede come si fa a uscire dalla zona sismica. Ora, guardate che non ridete perché non è un assessore stupido, ha fatto il suo dovere per certi versi. Il problema è sapere fino a che punto questo è stato frutto di un negoziato politico, fino a che punto è stata un'istanza così razionale che emerge le cose. Bene, guardate, fino al 1962 non abbiamo fatto nessuno sforzo per anticipare i terremoti, perché la normativa abbiamo fatto fatica di imporla tutte le volte. Ci sono voluti morti per imporre la normativa, ogni volta ci vogliono morti per imporre la normativa. L'unica svolta che avviene è di fatto nel 1980. Comunque, vale la pena di ricostruire questa storia, perché vorrei che voi ne foste consapevoli, prima ribadisco, è tutto dentro la storia di noi. Lo Stato unitario nasce senza memoria, nasce senza terremoto, sono mai stati terremoti, la mente dello Stato unitario non ci sono mai stati terremoti. L'Italia va bene terremoto ovviamente, però lo Stato non tiene niente. Dopo il terremoto di Messina nasce la normativa sismica, il Regio Decreto del 1909, e sviluppa almeno un'attività di prevenzione, la ricostruzione. Dopo il terremoto del 16 viene estesa la normativa sismica ad altre aree. Guardate che lì in mezzo il terremoto del 1915, 30.000 morti da Vezzano. Una volta si riesce a imporre la normativa solo perché abbiamo avuto 30.000 morti, se no non ce l'avremmo mai fatta. E solo la ricostruzione è già ottimata. Nel 38, poi viene declassificata. Vedete il contenzioso? È una storia, è una dinamica interna che figlia di tante cose. Ribadisco, per scelta politica legittima, anche se non sono sicuro fosse condivisa, di fatto
la grande maggioranza delle costruzioni di Rimini è stata fatta, per certi versi, senza nessun tipo di protezione sismica. Bene, non sapevo che il terremoto c'era già stato. Sapendo adesso che i terremoti sono sempre stati. E sapendo adesso che non ci saranno i terremoti. Dopo il 1980 cambia la cosa. Perché di fatto, improvvisamente, dopo, chi si ricorda, è la mia età, si ricorda il terremoto 80, una rete epocale, ricordo Bertini, indignato, tutta la situazione d'Italia, poi si mobilita e riusciamo a far passare finalmente una normativa moderna, che stavolta riporta la prevenzione, cioè viene estesa al territorio nazionale, almeno una parte del territorio nazionale, a scopo preventivo prima dei terremoti. È una carta di previsione, quello che vi ho mostrato. Siamo fermi però a questo punto, adesso l'abbiamo allargata, allargata, abbiamo trasformato tutto il territorio nazionale in sismico, probabilmente sono voluti i terremoti che ha ammazzato 28 bambini a San Giovanni Puglia, c'è voluto il terremoto dell'Aquila per far diventare cogenti le normative, sono sempre voluti, l'abbiamo sempre pagato in termini di vittime, ma siamo riusciti a far passare una normativa moderna in questo senso. Tutto il territorio adesso è sismico. Abbiamo una carta di rischio? No, abbiamo solo una carta di pericolosità, siamo solo all'inizio del gioco. Abbiamo solo una carta di pericolosità, perché questa è oggettiva, apparentemente. In realtà anche questa è una scelta politica, ma di fatto sembra più oggettiva che la fanno gli scienziati per conto loro. La carta di rischio no, la facciamo noi cittadini, che è diverso, è molto più complicato. Perché non esiste una carta di rischio? Perché è difficile raccogliere informazioni, i comuni sanno malamente molta parte del territorio come è fatto il loro territorio. Non sanno bene come sono fatti, come sono distribuiti, spesso non hanno la mappa dei sottoservizi, non sto parlando di quest'area, ma sono parte del territorio che sono in questo stato. C'è un abusivismo diffuso, esistono una serie di cose che rendono difficile. Ma di fatto la cosa principale è che manca informazione, e che manca soprattutto una scelta precisa di una scala di valori. Cosa decidiamo come italiani di difendere? Cosa riteniamo più preziosa? La vita dei bambini di San Giovanni Puglia? A San Giovanni Puglia sono morti solo i 28 bambini e due maestre, eh? Nessuna casa del comune è crollata, solo la scuola è crollata. Perché abbiamo deciso noi, più o meno consapevolmente, che gli unici sacrificabili fossero le scuole. Abbiamo deciso che è meglio ammazzare i bambini che gli adulti. L'abbiamo deciso in qualche modo. Che l'abbiamo fatto. Io vorrei che voi sapeste che su 80.000 edifici scolastici, 40.000 non hanno l'agibilità statica. E di questi 20.000 stanno in zona sismica. 20.000, non 20, 20.000 edifici scolastici, non 20.000 aule, 20.000 scuole. Perché noi abbiamo deciso in Italia che la scuola è un bene prezioso, l'abbiamo deciso e magari ci abbiamo qualcos'altro. Bene, ribadisco la centralità dell'agire politico in questa storia. Vado a concludere, ho pagato abbastanza. Quello che volevo sostenere in questa sede è questo: il terremoto di fatto è un fenomeno essenzialmente sociale e culturale, è soltanto marginalmente un fatto naturale. Come fatto naturale per sé non esiste, non è nemmeno interessante, non è nemmeno importante, è una sciocchezza, uno scricchiolino sulla pelle di un pianeta gigantesco, di queste scricchioline ha provato il tempo del giorno. Quindi di fatto è un fenomeno che è tutta la nostra scala spaziale, temporale e dell'agire umano, delle persone e delle società soprattutto. Dato che fa una politica di prevenzione dei costi, la politica di prevenzione merita scelte condivise. E la valutazione del rischio è uno degli elementi di queste scelte. Uno deve sapere cosa stiamo rischiando, dove, per poter sapere dove investire e se vale la pena investire. Questo è importante perché a questo punto dobbiamo cambiare la percezione sociale del terremoto. Non tanto che io vi dica la magnitudo quant'è, o la magnitudo attesa è quest'altra, o che l'accelerazione sarà questa qui. No, io devo spiegarvi che il terremoto è una cosa che c'è, sta lì, che è un rischio, che la gente deve accettare di correre, consapevolmente, e deve saper conoscere. Tra l'altro esistono tutta una serie di studi sulla percezione del rischio, no? Il rischio che voi immaginate di controllare, il rischio accettabile è quello di controllare, uno si butta con l'astro dal ponte perché ritiene di controllare il rischio, invece il terremoto non è controllabile, è falso, il terremoto è controllabile esattamente come l'astro. Il terremoto è controllabile quando io faccio le scelte di riduzione di vulnerabilità e quant'altro, posso controllare, diventa parte del nostro agire, parte delle nostre scelte, parte della nostra consapevolezza. Il problema è che noi spesso abbiamo, dobbiamo contare su una persistenza nel nostro immaginario di decisori politici, quindi di cittadini capaci di esprimere dei giudizi, una persistenza che è molto facile. Le catastrofi mi passano lo sguardo. Stamattina ho fatto lezione ai bambini a Lucca, i bambini sì che sono stati evacuati per il terremoto l'altro giorno, ma nel loro orizzonte culturale il terremoto è così dura una settimana, dura 10 giorni. Quando io vado a spiegare, noi facciamo una presa a 50 anni, mi guardo perché sono 50 anni? 50 anni non esistono.
La nostra società è una società che è sempre rivolta al futuro, in realtà è rivolta solo al presente. Il nostro mezzo... Guardate, nelle società antiche il tempo era ciclico, si ripeteva sempre uguale. Non c'era un'evoluzione, non c'era futuro, perché il futuro era uguale al passato. Era una dimensione temporale essenzialmente rivolta al passato. La società attuale è una società rivolta rigorosamente al presente. I nostri figli guardano al mondo come se finisse dopo domani. Non sono in grado di guardare di là. Ma i bambini, è giusto che lo facciano, in età piccola, guardano percentualmente rispetto alla loro età. Per loro arrivare alla terza media, perché io arrivo alla terza media, sono 6 anni, quando sono la terza media sono grandissimo. Io quando guardavo mia nonna, mi sembrava vecchissima, c'era la metà. A sto punto è chiaro che sono più. Ma da adulti abbiamo questa percezione, questa è una cosa grave. Viviamo nell'immanenza di una cosa che se avete il telegiornale c'è, se no la sparisce. E se non sparisce, è sparita per sempre. E quindi siamo sempre, nuovamente, il terremoto è sempre lo stesso, si colpisce sempre per la prima volta. Bene, la labilità di questa memoria è un problema che noi abbiamo quando cerchiamo di far passare delle politiche di prevenzione. Quando i nostri politici hanno questo problema, perché nella percezione dei cittadini è una cosa del tutto marginale. Perché non è immanente, perché è lontana, perché non dobbiamo vivere per così la giornata, no? Bene. La travagliata della storia della normativa sismica è lo scenario in cui si vede questa cosa. Io inviterei tutti a studiarsi la normativa, perché è interessantissima questa storia. Capire le dinamiche sociali sono manifestate nella normativa sismica. La storia sismica di Comodini è interessante in questo senso. I rapporti col potere, i rapporti con le istituzioni generali, i rapporti con le istituzioni locali. Guardate che studiarsi anche la normativa di microzonazione sismica è interessante. Sapere qual è il ruolo delle varie parti sociali, quanta parte di prevenzione può essere combinata con la parte di sviluppo. Vi faccio un esempio banale. In Emilia-Romagna abbiamo dei danni gravissimi perché molte tettoie e i capannoni che sono crollati avevano sopra i pannelli solari. Perché è successo questo? Perché lo Stato dà gli incentivi per fare i pannelli solari, ma non dà gli incentivi per la prevenzione. È una scelta, consapevole, non credo, però è una scelta condivisibile, boh, decidiamo, siamo un cittadino. Il problema è che noi dobbiamo entrare, questo è uno degli argomenti, entrare nel novero di quello che riteniamo essere la coscienza dell'agire scientifico, cioè il fatto dell'agire sociale, politico, e non è soltanto l'edaggio mio personale, il faccio fisico. Io in questo contesto agisco come cittadino portatore di conoscenze, sì, ma di fatto si mette sul tavolo e la scelta è di tutti noi. Vorrei che voi aveste questa immagine di rischio. Il rischio, ripeto, è tutto dentro le nostre corde ed è tutto dentro le nostre possibilità e soprattutto è figlio delle nostre scelte. Grazie. Grazie professor Albarello per la relazione, direi, oltre modo interessante, che ha dato spunti anche di ordine filosofico, direi, perché parlare di immanenza è qualcosa che, insomma, direi che è abbastanza seducente. E dunque, io lascio la parola ora all'ingegner Barocci, e come ho già detto, con un quadro forse più, diciamo così, di prossimità, e vediamo le altre cose interessanti del nostro relatore. Grazie. Sì, cercherò di calare un pochino di più sul nostro territorio, partendo da tutto quello che ha detto il professor Albarello. Allora, mi è piaciuto prendere spunto da questo articolo che è uscito il 2 giugno sulle testate locali. Praticamente dopo il terremoto in Emilia, il nostro, diciamo, sistema turistico ha cominciato a tremare un pochino perché si aveva la paura che diciamo, terremoto in Emilia Romagna volesse dire terremoto in Emilia, quindi c'è stato un pochino un'allerta da parte dei massimi sistemi che si occupavano del turismo. E ci sono state delle dichiarazioni del tipo sull'Adriatico vacanza sicura. Allora mi è piaciuto prendere spunto da questo, che è stata un pochino una incompressione. È evidente che loro dicevano è sicura perché il terremoto non è stato qui, però cerchiamo di capire quanto questo aspetto è vero o no. Allora, come diceva Barello, il rischio sismico si compone da si compone di pericolosità, esposizione e vulnerabilità, e la loro unione appunto dà il rischio. Allora guardiamo ogni singolo fattore, diciamo calato un pochino nella nostra realtà. Allora, la pericolosità. I terremoti che ci sono stati, parlando proprio poi di Cattolica, queste qui sono delle mappe che riportano gli ultimi terremoti, quelli un pochino più, quelli
quelli che hanno avuto effetti più disastrosi, come diceva Barello, quelli che hanno avuto un ottavo grado. C'è stato il 1672, alle 4:15 circa del pomeriggio, un violento terremoto interessò con effetti distruttivi in estesa area della costa e dell'entroterra. Queste sono le carte di intensità in cui si vede, qui vediamo Rimini, praticamente qui, quindi vediamo tutta la zona che interessa prettamente proprio tutto quello che è la nostra vicinanza, che è stata investita dall'intensità principale. Abbiamo il terremoto del 1786, gli effetti interessano un'area di 180.000 km², di cui 2.210 comprendono località danneggiate. Cattolica 75 edifici danneggiati, di cui 57 gravi. Tutti questi scritti furono raccolti, praticamente questa fu una dichiarazione fatta da Valadier, che era il, come dire, fu il super perito nominato allora dal, se vogliamo chiamarlo, commissario straordinario. Andiamo al terremoto del 16, che si sviluppò due volte, 17 maggio e 16 agosto. La scossa causò gravissimi danni, edifici con crolli diffusi. Causò il crollo di 25 case, una legge inagibile di 150 e ne danneggiò 700. Questo sempre specifico su Cattolica. E vedete, le zone, la zona proprio rossa, quella di maggiore intensità, diciamo, ci troviamo sempre tra Rimini e Cattolica. Se ci ricordiamo un attimo la diapositiva che ci fece vedere il professore sul sistema di faglie della nostra zona, praticamente abbiamo la faglia che attraversa e si trova di fronte proprio alla costa tra Cattolica e Rimini. Quindi, riassumendo la pericolosità, questi sono tutti i, diciamo, maggiori terremoti che sono stati dal 1300, con epicentro nel raggio di 30 km. Maggiori terremoti intendo magnitudo, diciamo, sensibili, ecco, quindi da un 4,5, 5 in su. E vediamo che ce n'è un numero significativo. Arriviamo a parlare dell'esposizione. Allora, l'esposizione, mi ricordo un attimo, si tratta di tutto quello che è presente sul territorio. Allora, guardiamo un attimo, questo è un quadro, un acquerello, che rappresenta la rada di Cattolica nel 1788, e si chiamava Rada. E se guardiamo un attimo gli abitanti, prima Cattolica era assieme al comune di San Giovanni, era assieme a San Giovanni Marignano, quindi vediamo un numero di abitanti tra 1700 e 1800, diciamo abbastanza esiguo. Questo è il palazzo comunale nel 1920, qui già avevamo praticamente 5.000 abitanti, solo il comune di Cattolica. Vediamo tutta la parte dietro, che da verso mare, che erano campi. Questo qui chiaramente è la vista di oggi, siamo nel 2012, 16.899 abitanti. Vorrei sollecitare anche una riflessione sulla base di quello che aveva detto prima il professore, l'evoluzione della normativa antisismica, dopo ne parleremo. E i turisti, quelli erano solo gli abitanti, l'evoluzione storica ha preso in considerazione solo gli abitanti, parliamo anche dei turisti, parliamo quando siamo nella stagione, come si dice noi. Ok, andiamo a parlare della vulnerabilità. Allora, la tendenza di una struttura a subire un danno. Allora, da dove partiamo? Dalla qualità del costruito. Io sono un ingegnere, mi capita di lavorare in queste zone, e ho preso questa come esempio, ma diciamo, questa è la classica casetta sul lungomare. Alcune sono rimaste bigliettine di residenza, alcune si sono poi trasformate nel corso degli anni in alberghi, tramite ampliamenti, miglioramenti, allora, qui non so quanti tecnici ci sono, vedo che ce ne sono tanti. Vediamo la qualità delle murature. Questa è una casa che è bella perché si trova senza intonaco. Una volta che tutto è intonacato, poi dopo sparisce qualsiasi percezione del rischio, no? Però vediamo diverse tipologie di murature, vediamo muri che sono scollegati tra loro, vediamo che praticamente le fondazioni sono inesistenti. Queste sono case che sono attualmente in piedi. La tipologia edilizia, allora il famoso piano pilotì, diciamo, non è necessariamente pericoloso, è una soluzione che va monitorata, diciamo.
diciamo che tutti i terremoti storici, almeno quelli degli ultimi anni, hanno, soprattutto all'Aquila, c'è stato poi una manifestazione, diciamo, di questo fenomeno, hanno dimostrato che questi tipi di fabbricati sono molto deboli per quanto riguarda la resistenza verso il terremoto. Lo stato di manutenzione, allora, quando all'Aquila c'erano i famosi dibattiti, è stato fatto il cemento con la sabbia di mare, è una cosa che faceva ridere, considerando tutto il materiale, una materia prima che hanno loro, che dovevano andare fino alla costa a prendersi la sabbia. Qui è vero, qui abbiamo edifici costruiti con cemento fatto con sabbia di mare. Il cemento, la sabbia di mare contiene sale, il ferro dentro il cemento fatto con la sabbia di mare non va bene. Dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto. Ripeto, sono tutte cose, diciamo, io voglio semplicemente sollecitare delle considerazioni. Sono tutte cose di cui vorrei tenere conto. Non so quanti di voi hanno avuto modo di vedere demolizioni di fabbricati in riva al mare. Molte volte al posto della barra d'armatura c'è solo il vuoto, perché c'è proprio il vuoto, il liscio, perché tutto è stato mangiato da sale. Oppure chiaramente interventi, non so, forometrie nelle pareti portanti fatte per adeguamenti a normative che, come diceva Alberto, si è dovuto rendere più importanti della normativa antisismica, quindi adeguamenti impiantistici piuttosto che il famoso antincendio che sembra che adesso forse riuscirà ad entrare in vigore. La liquefazione. Allora, la liquefazione è un fenomeno, adesso non prendiamo per buona questa immagine, questo è un edificio in Turchia, serve per fare un attimo capire che tipo di fenomeno è. La liquefazione, adesso ci sono dei geologi in sala, spero che non mi tirino di un colore. Praticamente quando abbiamo un terreno sabbioso, pieno d'acqua, saturo si dice, con il moto impresso dal terremoto, tende appunto a liquefarsi. Cosa vuol dire? Tutto quello che è appoggiato lì sopra per qualche frazione di secondo perde di consistenza e quindi nei casi più gravi proprio viene, come dire, viene risucchiato come se sotto ci fosse dell'acqua. Allora, anche cattolico, come in buona parte della costiera romagnola, il fenomeno si è già manifestato storicamente. Questo qui è quello che vedete in basso, è un trattato internazionale che cita espressamente cattolica come luogo nel quale c'è stata liquefazione nel terremoto del 1916. Tra l'altro proprio i vostri strumenti fonetici già dal PTCP del 2007 hanno cartografato queste aree come potenzialmente liquefacibili. La normativa, tornando al discorso che abbiamo fatto prima sull'esposizione, allora, 1908 terremoto di Messina, facciamo un piccolo sforzo per ricordarci i numeri diciamo della residenziale che avevo fatto vedere prima. 1927 Cattolica è diventata zona sismica grazie per via del terremoto che c'è stato a Rimini nel 1916. Nel 1938, quindi dopo praticamente 22 anni dal terremoto, vuol dire che la memoria doveva essere viva, quindi dopo soli 22 anni la zona è stata tolta tra le zone dichiarate sismiche perché c'era la necessità di costruire. Purtroppo costruire con criteri antisismici costa di più, c'era la necessità di costruire in fretta e spendere poco, quindi Rimini è stata declassificata. La normativa cogente è entrata in vigore solo nel 1983, quindi dal 38 all'83 il patrimonio è stato costruito in assenza di normative antisismiche. Non vuol dire che sia necessariamente non sicuro, vuol dire che lo dobbiamo tenere conto. Noi come tecnici per primi quando andiamo a fare gli interventi, ma anche il cittadino dovrebbe essere tenuto a sapere queste cose. La conoscenza del problema in generale. Allora, quello lì è una famosa immagine dell'IKEA, no? Allora, l'IKEA svedese, in Svezia non c'è il terremoto, però loro, alla fine, tutti, soprattutto quando si montano immobili alti, li fanno fissare al muro con queste staffettine piuttosto che con una stella di stoffa. Allora, se noi abbiamo una libreria grossa in casa e viene un terremoto, la libreria non è fissata, la libreria necessariamente magari non ci cade addosso, però tra la scossa e l'altra ci blocca una via di fuga e noi rimaniamo dentro. Come se questa foto qui, quella del TV, è stata fatta, l'ho fatta io in Emilia dopo il terremoto,
questo era vicino a un bidone, una TV molto grossa, non so quanti pollici, però se uno attacca una TV così grossa, abbastanza in alto, se viene terremoto e la TV gli casca in testa, è evidente che faccia male. Comignoli, i famosi elementi secondari, come li vogliamo chiamare, questi, ho fatto vedere un comignolo, ma ce ne potrebbero essere tanti altri, allora in Emilia due persone sono morte per una tegola che gli è caduta in testa. Sono elementi che, diciamo, tendenzialmente quasi mai se ne tiene conto nell'impianto generale della progettazione. Sono elementi che sono pericolosi. Abbiamo visto anche nel terremoto dell'Aquila, l'edificio molte volte è rimasto in piedi, l'edificio ha fatto molte volte quello che doveva fare. Quello che noi dobbiamo sapere è che l'edificio si deve salvare la vita, non deve rimanere intatto, si deve salvare la vita, soprattutto con certi tipi di terremoti. Tutto quello che è, diciamo, è il sistema edificio dovrebbe essere verificato per questi tipi di eventi. La normativa sismica lo prescrive, in realtà fino alla normativa del 2008 di tutti gli elementi secondari diciamo, non si era tenuti a tenerne conto. Altra cosa, ad esempio, bombole del gas, è una cosa molto frequente che c'è, non so, uno ce l'ha in casa piuttosto che negli ospedali, piuttosto che negli alberghi, non so. Una bombola si ribalta, si rompe, si sprigiona un incendio, tant'è che in molti ospedali da pochi anni, purtroppo non da tanti, si mettono delle catenelle in testa alle bombole per tenere bloccate. Ma ripeto, questi sono degli spunti di discussione. Poi. Tessuto urbano e pianificazione. Allora, classica strada della costa. Viene il terremoto, siamo fortunati, siamo fuori. Oppure, sabato sera d'estate, c'è la gente fuori, bar, piuttosto che, non so, viene il terremoto, dov'è che ci possiamo mettere al sicuro in una strada così? Ripensando ancora all'esempio di prima, alla torretta del cammino, piuttosto che alle tegole, piuttosto che agli elementi secondari, mi sembra difficile trovare, diciamo, un luogo sicuro in un tessuto urbano fatto in questa maniera. Quindi, in sostanza, come aveva detto il professor Barello, noi quello, diciamo, l'aspetto principale su quale possiamo agire è la vulnerabilità. Ridurre la vulnerabilità vuol dire matematicamente ridurre il rischio sismico. Dopodiché, e dopo? Allora, aveva citato Barello Bertini, che fece la famosa requisitoria dopo il terremoto di Irpinia, e lui disse: il terremoto è per i vivi, i morti sono morti, il terremoto è per i vivi. Per i vivi perché viene il terremoto, è successo all'Aquila come è successo in Emilia, il terremoto di notte, uno esce con pigiama, esce con le mutande, esce con le ciabatte piuttosto che scarpe, lascia gli occhiali sul comodino, gli occhiali li lascia lì, si trova fuori senza occhiali, è freddo, una coperta la prendiamo, piuttosto che in casa si rompono le finestre, io devo uscire, ho bisogno di scarponcini, piuttosto che l'acqua. Quando si esce fuori è importante avere la cognizione di dove si trova il luogo sicuro. E ora teniamo conto che, qui volevo spendere un piccolo complimento per il Comune Cattolico perché ha un piano di protezione civile, teniamo conto che molti comuni, anche grandi, con i vicini non hanno piani di protezione civile. Allora, quando uno esce per un terremoto, non ci dobbiamo immaginare che siamo tanti soldatini che usciamo, ma c'è stato il terremoto e cioè esco ordinatamente, con calma. Ma dove viene il terremoto veramente? Prima di tutto non ce la fa stare in piedi. Seconda cosa, è facile, è naturale farsi prendere del panico. Dobbiamo sapere dove è il luogo sicuro dove trovarci. Dobbiamo sapere che in quel luogo lì ci sarà comunque la corrente elettrica, ci sarà comunque dell'acqua, ci saranno delle coperte, ci sarà una torcia, non so. Problema dei soldi. Noi siamo senza soldi, senza documenti. Dopo, per un po', dovremo andare, se va bene, a prelevare o a fare dei soldi con la pensione, delle poste nel carrettino mobile, se vengono. Allora, sono tante cose, che ripeto, non sono regole, sono spunti di riflessione.
Facciamo un incontro a Rimini in cui venne l'ex sindaco di Faenza quando ci fu lo sciame sismico del 2000 a Faenza e lui disse la cosa che diciamo, mi ha insegnato di più il terremoto è che io abito in una casa con una copertura molto vecchia in legno, io di fianco al comodino tengo sempre adesso una bottiglia d'acqua perché ho paura che se viene il terremoto di rimanere forse sotto le macerie, però intanto ho l'acqua che mi permette di andare avanti con il tempo. Poi noi siamo sempre abituati a ragionare per casa nostra, in realtà 10 ore, 14 ore, 20 ore al giorno siamo fuori, non è che lo sappiamo quando viene il terremoto, magari la nostra è la casa più sicura di tutti, magari abbiamo preparato tutto, come in California abbiamo una borsa, ogni componente della famiglia ha una borsa di fianco alla porta, in cui c'è dentro scarponcino, coperta, acqua, torcia, e dopo magari siamo, non so, nel nostro ufficio piuttosto che in ospedale. Siamo usciti fuori, si mette in moto la macchina dei soccorsi. La macchina dei soccorsi è estremamente complessa. Io a me non piace far vedere le foto per diciamo. Insomma, ho cercato di mantenere sempre il carro è abbastanza ragionevole, quindi ci troviamo che possiamo avere tante situazioni diverse, possiamo avere una stanza in casa, possiamo avere una persona sulla sedia a rotelle, possiamo avere. Bisogna, come dire, ognuno deve essere in grado di valutare il proprio rischio sismico, conoscendo la pericolosità, conoscendo l'esposizione, cioè tutto quello che abbiamo detto prima. Questione dell'emergenza. A me piaceva questa foto perché questa era una piazza del mercato, dietro ci sono le macerie e qui adesso si vive, quindi le dinamiche sociali cambiano leggermente. Infrastrutture e reti servizi. Allora, quella là è il pronto soccorso dell'Aquila, dell'ospedale dell'Aquila. Possiamo permetterci che dopo l'evento sismico una cosa per quelli inagibili sia il pronto soccorso. L'avete visto tutte le foto dei pazienti che vengono portati fuori, piuttosto che nei parcheggi, sono valutazioni che vanno fatte. Le infrastrutture. Questo è un ponte che si è spostato alla sua asse, non è reso inagibile. Allora, sono infrastrutture importanti. Servono per l'emergenza, servono, devono essere fruibili, non è possibile che si interrompano certi tipi di servizi. Come poi il cambio diciamo, di quello che è tutta la gestione del territorio. Questo è un acquedotto, ma ce ne sono, è un ulteriore investimento per l'acquedotto, ma ce ne sono, mi sembra che sono due, che è stato necessario abbattere perché erano pericolanti. Quindi, diciamo, non credo che ci fosse un piano di gestione alternativa per l'acqua. È evidente che qualcosa va gestito in maniera diversa, ci deve essere una politica dell'emergenza. E ripeto, questi sono spunti come ce ne sono molti altri, ecco. L'economia, vabbè, questi sono i tre casi più eclatanti. Questa era una cetaia, questa era la famosa. Uno degli stabilimenti che produceva il parmigiano reggiano e questa era la ceramica Sant'Agostino. Allora, ceramica Sant'Agostino, un caso su tutti, questo edificio era uno dei famosi magazzini automatizzati, dentro non c'era nessuno nel magazzino, pieno di mattonelle, il terremoto diciamo dà sollecitazioni maggiori, tanto più è la massa che è all'interno delle strutture o piuttosto che la massa delle strutture. Allora, questo qui lo vedete anche, no? Erano tutti i pacchi di mattonelle, c'era stato utilizzato, non so, alto oltre 30-40 metri, tutti i pacchi di mattonelle, quindi una grossa massa. Il loro problema della ceramica Sant'Agostino, che attualmente sono grosse difficoltà, non è il crollo del magazzino. Il materiale che c'è nel magazzino è assicurato. Il problema è che di qua, dove è crollato questa parte qui? E si è proprio, lo vedete, no? Era un elemento tutto completo, si è ribaltato dall'altra parte del piazzale, lì invece c'era la produzione e lì anche è morto un operaio. Allora capite anche voi con questa
in questo periodo, ma anche congiunture economiche, perdere la produzione e rimetterla in piedi dopo un terremoto non è semplice. Se perdiamo del materiale ma abbiamo la produzione salva, riusciamo ad andare avanti. Se perdiamo anche la produzione, comincia a diventare impegnativo. La generalizzando, beh, il caso lo sappiamo tutti. Rapporti sociali. Allora, anche questa è una foto che tutti conosciamo. Abbiamo il palazzo comunale, dietro abbiamo la chiesa, sono entrambi inagibili. Questo non è che fosse un paese dove c'era, non so, il centro commerciale delle Befane piuttosto che non so che altro. Chiaro che quando si vanno a perdere certi simboli, si vanno a perdere certi capisaldi, no? Adesso la diciamo magari del comune, però il vivere religioso si creano, diciamo, dei scompensi. Questo edificio è stato abbattuto, lo sapete. I simboli, questa è una foto che per me mi sembra emblematica, perché poi fa parte di quello che dovrebbe essere la pianificazione, di quello che gli amministratori dovrebbero decidere prima. Allora, in Emilia abbiamo avuto dei casi contrastanti rispetto a quelli che ci sono stati all'Aquila. Allora, la foto qui in basso, secondo me, è linea, per quanto lo possa dire in maniera simile. Queste sono delle foto di Reno Centese, in cui queste manifestazioni in cui dicevo siamo ostaggio del nostro campanile. C'era questo campanile nel mezzo della piazza, per pericolo di crollo, fecero questa zona rossa, estesissimo tutto attorno al campanile, e nessuno poteva entrare nelle loro case, seppur agibili, per via del pericolo di crollo di questo campanile, che poi è stato rinforzato. Un altro caso, questo è Poggio Renatico, questo è il campanile. Vi assicuro che all'Aquila sono state puntellate cose messe molto 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 peggio di queste, che dopo 3 anni sono ancora lì, e attualmente il centro è stato rireso inagibile perché i puntelli hanno perso l'efficacia. Quindi parliamo di 2 cose diametralmente opposte. Questo campanile è stato fatto saltare in aria, nonostante, parere personale mio, non ci fosse poi così tanto problematico metterlo a posto o comunque metterlo in sicurezza, poi volutamente lo dico, però ripeto, parere mio. Turismo, questo è il famoso albergo Duca degli Abruzzi all'Aquila. Non è che c'è da aggiungere altro. Edilizia storica monumentale. Qui mi piace spendere una parola in più, anche perché qui avrete anche degli incontri mirati, diciamo, no? Su questo fabbricato qui era appena stato fatto un restauro. Chi è tecnico sa bene quali siano i problemi. Quali siano i vincoli che vengono posti nel poter fare interventi un pochino più invasivi su fabbricati vincolati. Non giudico se sia giusto o sbagliato, io l'esempio che faccio io sempre è evidente che se viene un terremoto sulla Firenze la cupola del Brunelleschi la perdiamo. Allora bisogna fare una scelta, scegliere se vogliamo utilizzare, godere del fabbricato così com'è, senza toccarlo, finché non succede qualcosa, oppure scegliere in una qualche maniera di preservarlo facendo degli interventi che magari sono visibili, magari sono un pochino invasivi, ma che ci danno la possibilità di aumentare la loro vita utile. Ho rimesso questa foto perché, insomma, se vediamo come erano fatte le murature, vedo i tecnici che mi capiscono, mi sembra assurdo che siano spesi dei soldi su un fabbricato così senza fare nessun, questa è un'opera che è finita, senza fare nessun tipo di intervento di consolidamento per quanto riguarda la natura. E questo l'abbiamo perso, penso che sia evidente a tutti. Sono opere che abbiamo perso. L'Italia ha un patrimonio culturale che è estremamente fragile. Opere d'arte. L'Aquila, c'è stato questo caso, forse secondo me neanche troppo pubblicizzato, tutto il palazzo della sovrintendenza, che era la vecchia, era il castello di Forte Spagnolo all'Aquila. Fabbricato, faccio
una breve storia, un fabbricato del 1300-1400, un fabbricato perfetto, proprio regolare, massiccio, era un forte, era. Sopportò due terremoti molto forti, paragonando a quelli che erano stati. All'inizio del 1900 divenne edificio della sovrintendenza, che la sovrintendenza fece la sede. Allora, la sovrintendenza fece in una sola ala il rimaneggiamento dei locali, tagliò delle catene, fece una copertura in cemento armato. Terremoto del 2009, quell'ala lì crollò. Dentro c'erano una marea di opere d'arte, molte sono andate perse, perché una statua su un piedistallo, se viene un terremoto la perdiamo, se non è in una qualche maniera vincolata. Piuttosto che quadri preziosi all'interno di fabbricati che sono dei castelli di carte, se viene il terremoto li dobbiamo perdere. Vabbè, sì, ti rischi incendi rilevanti, questo è il famoso stabilimento chimico di Ferrara, e diciamo il livello di rischio lo conoscete tutti. Qui ci fu un po' anche un problema gestionale all'inizio dell'emergenza, perché furono dispiegate tantissime forze, vigili del fuoco, volontari di protezione civile, per andare a vedere qual era la situazione, perché non esisteva neanche lì all'interno un piano chiaro su quale fosse la gestione dell'emergenza e su quale fossero le figure delegate. Quindi la resilienza, ne ha parlato il dottor Barello, cioè considerando tutto quello che abbiamo detto prima, è evidente che il modo in cui reagiremo a un evento sismico, come dire, ce lo dobbiamo decidere noi, dobbiamo decidere noi tramite scelte che facciamo come cittadini, tramite scelte che facciamo a livello amministrativo. Se verrà il terremoto è una frase sbagliata. Quando verrà il terremoto? Lo si potrà fronteggiare solo con la consapevolezza, come dicevo prima, personale, sociale, politica ed economica. Stimoli in questo senso, credo che sono informazioni interessanti e anche in qualche modo rassicuranti, cioè nel senso che Cattolica è dotata di un piano di emergenza, come ha detto appunto l'ingegnere, di protezione civile, un piano chiaramente che va periodicamente aggiornato, perché come i relatori hanno detto il fenomeno appunto della rilevanza sismica è sempre in perenne fieri, cioè in mutazione, e che comunque è in fase di aggiornamento. E c'è addirittura il cosiddetto centro operativo comunale, cioè abbiamo, si dice, il COP, che è situato presso i magazzini comunali di via Mercadante, è un centro quindi operativo per il quale abbiamo avuto un finanziamento dalla regione di 100.000 euro, è una, praticamente uno stabile, è dotato di tutte le monitoraggi e le stazioni radio per il collegamento diretto con la protezione civile regionale e nazionale per i vigili del fuoco e con gli enti subordinati, e abbiamo anche predisposto nel piano le cosiddette aree strategiche, gli eventuali centri di accoglienza, e in alcuni appunto edifici che l'amministrazione comunale ritiene chiaramente sicuri perché dotati di certificati di conformità, che sono sostanzialmente l'asilo nido, tutte le scuole comunali e gli stadi appunto comunali che abbiamo, il cocciodromo, quindi una serie di aree che noi riteniamo strategicamente sicure, che potrebbero essere appunto idonee per l'accoglienza, cioè qualora appunto ci fosse questa eventualità. E io adesso lascio la parola a voi per gli interventi, le domande, penso che insomma i materiali, le sollecitazioni credo che siano state date molte, quindi lascio a voi la parola. C'è? Non so. Vorrei chiedere perché nella foto precedente, quello dove è stato battuto il campanile, c'è un'altra chiesa che è andata a farsi col campanile molto più alto che è rimasto intatto, e a proposito di questi campanili che rimangono intatti, io ho visto una foto di un terremoto in Turchia dove era tutto distrutto attorno, però c'è un minaretto con un campanile.
da tutti i modi spendere la forza del sismo. L'ultima domanda era se ci sono delle vene d'acqua. Se fossero delle vene d'acqua da spendere. Allora, per quanto riguarda le vene d'acqua, non so se ci sono dei relativi meno. Il campanile è, diciamo, è privilegiato per quanto riguarda la resistenza al terremoto, perché è una struttura molto regolare e molto snella. E molte volte i campanili hanno danneggiamenti perché sono vicini alle chiese, se non attaccati, sono in adiacenza. E quindi avviene un fenomeno che può essere il martellamento piuttosto che in termini tecnici c'è la gestione della snellezza, cioè quando c'è diciamo la chiesa come? È alto, le forze trasversali sono in funzione anche della testa. Sì, però non ha una, è come dire, è molto snello in proporzione alla massa che ha lungo il suo sviluppo lungo i piani. E se fosse paradossalmente, se fosse molto più tozzo subirebbe dei danni molto maggiori, se fosse molto più tozzo, molto più basso, subirebbe dei danni molto maggiori. Si potrebbe dire che è una struttura duttile. Dipende dalla risonanza, cioè dipende dalla risonanza, un campanile alto ha una certa risonanza. Cioè, è maggiore campanile. Io sono un geologo e un lavoro. E noi di solito calcoliamo la risonanza del terreno. La risonanza del terreno arriva in funzione, cioè un'onda che parte dal terremoto, per esempio da 20 km, attraversa diversi terreni e cambia la propria risonanza proprio in funzione del terreno che attraversa. Quindi arriva a un edificio con una certa risonanza. Se la risonanza dell'edificio è simile a quella che arriva al terremoto, lui entra in risonanza e si spacca tutto. Questa secondo me è la ragione per cui alcuni edifici non ne risentono in maniera minore rispetto ad altri. Allora, l'onda arriva con una certa frequenza sul terreno, questo è correttissimo. Dopodiché ogni edificio ha il suo modo di vibrare. Ha il suo periodo, si dice. I fabbricati, i campanili, essendo molto alti e snelli, si dice che hanno un periodo molto lungo. Di conseguenza si spostano verso si dice un periodo dello spettro e gli porta ad attutire molto quello che è l'onda che arriva dal terreno. Non so se sono riuscito a dirvi parole, diciamo anche per chi non è tecnico. Posso fare un esempio? Un tenore fa un certo rumore e fa entrare in vibrazione un suono diapason, perché il suono che fa è la stessa risonanza del diapason. Se il rumore è differente rispetto alla risonanza del diapason, il diapason non se ne accorge. Così un edificio, io lo dico questo perché 25 anni fa e con un ingegnere di Rimini avevamo cominciato a fare degli studi proprio sulle risonanze. Io calcolavo i moduli elastici del terreno, trovavamo le varie risonanze del terreno e un ingegnere attualmente oggi è in grado di vedere esattamente che risonanza ha un edificio. Noi lo facciamo normalmente nelle relazioni geologiche. E quello secondo me è fondamentale, più che tenere un edificio di prepotenza, armarlo, ferro, cemento, e che però magari in tre risonanze si spacca tutto comunque, capito? Quello che voglio dire è che il campanile, proprio per sua natura, va verso dei periodi che gli consentono di reagire meglio al terremoto. Attenzione. Ma è ovvio che il problema delle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione è fondamentale. Diciamo dal punto di vista statistico, è vero, ovviamente, quello che dice l'ingegnere. Io l'esperienza che ho avuto, per esempio, sono fondamentalmente i capannoni, i danneggiamenti sulle strutture grandi. Perché con le strutture grandi? Perché il terreno ha delle frequenze di risonanza di vibrazione che filtra attorno a 0,8 Hz, quindi sono, per così dire, risuona con una voce grave. Questo vuol dire che la reazione agli edifici che risuonano con voce più grave da quelli più grandi è maggiore. Questo non toglie che abbia del tutto ragione l'ingegnere, che magari il campanile di per sé per la sua struttura meccanica, magari per quanto sia una struttura grande, resiste meglio, ne so, di un fienile che magari è detto allo stesso modo, oppure di un capannone industriale che ha minori capacità dissipative all'interno di questa cosa. È chiaro che giocano tutte e due le cose. Giocano sul piano statistico le capacità,
noi geologi questa cosa la facciamo già. Io quando faccio una relazione gli do tutta la risonanza, tutta la frequenza, di solito sono più di uno. Sì, ma chiaro. Ma sai, il discorso è che per raccontare un'altra cosa. Cioè, nel senso, sì, c'è una sorta di filtro dovuto alla stazione terra, pure come è stato il problema, secondo me, è che anche l'ingegnere che fa la struttura... Il terremoto a sua volta è fatto a suo modo, nel senso, filtra certe frequenze, ma altre rispetto alla propagazione. Quindi alla fine è un concorso di colpa quando viene giù un edificio. Quello che possiamo fare è che, se noi sappiamo quando si suona a certe frequenze, è più pericoloso che altro. Esatto. E questo vale sul piano statistico, non sul piano predittivo sul singolo edificio, no, però... per cui lei osserva tipo stravagante, perché magari sopravvive il campanile in mezzo a una cosa devastante, c'è il contrario, crolla solo il campanile e il resto qua c'è. Del resto quel comune di San Carlo, di Santa Costina, è problematico, perché se lei guarda le case di Colonna non si è fatto grafo nulla, l'unica cosa che è venuta giù, e fra l'altro è curioso perché il comune è inginocchiato all'altro, esattamente all'altro che è caduto. La palla che stava in cima al campanile, quando adesso è chiaro, abbiamo dato tutto, giocando anche la cinematica del disco. Insomma, andare a prevedere i danni di un singolo evento è totalmente fuori discussione se possa fare. Il nostro scopo è fare delle versioni di statistica. Nuovamente, dire sì, questi eventi, queste circostanze, è più probabile che faccia danni. Nuovamente, ribadisco, è tutto legato a uno scenario di cui stabiliamo una verosimiglianza e operiamo sulla base di questa verosimiglianza. Poi dobbiamo metterci d'accordo su cosa riteniamo essere più o meno verosimile, qual è la soglia di verosimiglianza che decidiamo. Comunque non possiamo essere sicuri che una casa venga giù solo perché ha quella risonanza lì. No, però abbiamo... Ma c'è un po' di perfetta giù. Altri? Scusa, volevo mettervi a conoscenza di un'altra cosa, per esperienza. A San Lucio, 2 chilometri di distanza, sul terreno argilloso, sul terremoto del 1916, sono chiavate le case. Sul terreno arenaria, a 2 chilometri di distanza, non hanno chiavi. Sul danno del terremoto ai fabbricati occorre mettere in evidenza che il danno che si produce al fabbricato è in relazione all'inerzia della massa del fabbricato, perché se noi ci pensiamo, il calcolo del danno dell'evento sismico ai fabbricati non è un qualche cosa di semplice, è difficilissimo calcolarlo, è molto complicato. Già che l'azione del terremoto non è una forza e non è nemmeno un insieme di forze, ma è un movimento repentino che viene impresso dal terreno alla base del fabbricato al quale è collegato, che durante la trasmissione di questa operazione il danno è solamente in funzione della inerzia e della sismicità del fabbricato. Infatti l'azione che va a prodursi è di carattere dinamico, prettamente dinamico. Noi non ce la facciamo fare un calcolo basato su ciò che si fa staticamente in questo caso. Siete d'accordo di questo? Dico di più, in realtà è difficilissimo calcolare. Il ruolo dissipativo delle geologie interne è difficilissimo calcolare quanto cambia la dinamica della struttura durante il terremoto, durante la stabilità. È difficile calcolare il periodo, ma dipende da un sacco di cose. Ma dico, la nostra speranza non è prevedere quale sarà il danno, la nostra speranza è agire dal punto di vista che sia efficace sul piano statistico. In generale sappiamo, per esempio, i danni del nucleo sono emblematici. Finché si fanno corpo di un cemento armato e pesantiamo un bistecco, è chiaro che i danni sono venuti giù tutti gli edifici antisismici in più profondi. E cioè, in è cambiata la nostra ingegneristica. Però è chiaro, la dinamica è veramente complessa, ma non è questa la sede per discutere quella dinamica, gli spostamenti, le accelerazioni, gli spostamenti del piano, cioè c'è una letteratura sterminata. La cosa importante però, questo sottolineo, ribadisco, il problema è che imparare a agire, a gestire anche il rischio che trovi quella struttura in termini probabilistici, ma se dobbiamo sapere che se vogliamo correre questo facciamo in un modo, se non vogliamo correre facciamo un altro, per fare quest'altro non saremo mai garantiti che quella casa non venga giù. Magari viene giù così. Io vorrei raccontarvi, si usa nella progettazione una cosa che si chiama Big Grand Acceleration, un valore di PGA. La PGA è un numero a cui agganciamo tutta la normativa sismica. Per me che sono un sismologo è un delirio, cioè assurdo, perché la PGA è un numero quasi senza senso. Perché un terremoto piccolo può avere PGA elevate, un terremoto grande avere PGA bassissime. Un esempio emblematico, il terremoto dell'Emilia, che è stato un piccolo, ha avuto una PGA attorno a 0,9. Il posto in cui abbiamo registrato la PGA di 0,9
non sono caduti nemmeno in aree da giardino. Non si è fatto niente, ma solo niente, perché la PGA non ha nessuna camera d'aria, nessuna. Tutte le case attorno alla stazione Cernomerica sono rimaste intatte, ma intatte in un modo che la gente, non so se avete visto a Milano, a Milano nemmeno le tegole sono mosse. La PGA è stata 0,8. Se guardate la normativa sismica, quando è arrivata a 0,25 è una cosa pazzesca, quella era 0,8. E non a caso l'ho detto pa. Perché la PGA da solo è un parametro stupido, non significa praticamente nulla. Allora è difficile isolare, ribadisco, il parametro che ci conta il terremoto, è difficile identificare il parametro che conta la vulnerabilità dell'edificio. Del resto le schede di vulnerabilità sono spesso schede molto prossime. Come fate a sapere dentro come sono attaccati effettivamente i pilastri, come sono agganciati alle travi, come sono fatti dentro? Non lo sa mica nessuno. Nelle case degli anni 60 nessuno sa come sono fatte, non si può fare una radiografia del palazzo e sapere come è fatta. Non sappiamo quanta parte di c'è, non sappiamo come facciamo il capire. Dobbiamo agire sul piano. Dobbiamo semplicemente, ribadisco, adeguare il nostro modo di ragionare al fatto che stiamo lavorando in un terreno in cui l'incertezza è dominante. E quindi la responsabilità è centrale. La responsabilità è l'assunzione di rischio. Scusate, io ripeto questo concetto, perché finché riteniamo di poter vivere in un mondo in cui io facendo le cose non corro nessun rischio, è un mondo talmente fasullo. È un mondo che non esiste. I rischi li correremo sempre e comunque. Dobbiamo soltanto controllarli e fare il possibile per controllarli e sperare che statisticamente le cose si riducano. Del resto che si fa? Noi facciamo il codice stradale sapendo che gli incidenti ce ne saranno comunque. Perché non c'è codice stradale che regga. Non c'è nessun codice costruttivo che impedisca la carrezza di danni. Li può ridurre sul piano statistico, speriamo che ce ne sia il meno possibile. Ma questo è una zona di rischio, accettiamo tutto quando guidiamo la macchina e andiamo in autostrada. Sappiamo benissimo, sì, rispettiamo le norme, magari c'è il camionista ubriaco addosso. Non puoi impedire che la cosa succeda, puoi non andare in macchina, oppure puoi abitare in una capanna di campo. Puoi fare così, se voi andate in Turchia, ci sono vaste zone di Turchia che sono abitate a capanne, poi i danni non li avranno mai. I danni vengono adesso perché improvvisamente abbiamo fatto la calce metà mano, che in quella zona lì, per esempio, sono fatti un cemento scadente e vengono giù, mentre le capanne no. Il terremoto di San Rufino del Messico, famoso, tutte le case più piccoline, fatte di legno, poi sono vestite benissimo, i grattacieli sono tutti moderni, gruppi di bar e quant'altro. Quindi è vero tutto quello che è stato detto, è vero che sono certezze, ma lo sfondo su cui dobbiamo operare è uno sfondo sincero, è il crepuscolo della profondità, come diceva Locke, è una zona crepuscolare all'interno della quale tutti i contorni sono via via poco diffusi, un po' diffusi e sono poco definiti, quindi di fatto il nemico non si vede nemmeno bene in faccia. Ecco, questo è un mondo in cui dobbiamo abituarci a vivere. E all'interno di questo crepuscolo fare le scelte giuste, sapendo consapevolmente che quello che succederà è responsabilità nostra, non del crepuscolo che c'è, nemmeno del fatto che c'è un nemico, ma del fatto che noi abbiamo scelto strategie che erano poco efficaci, come il fatto di difendere malamente l'estetica, non toccare la struttura, lo facevo dire prima a proposito di quel momento. Sono scelte. La cosa grave, secondo il pericolo che corriamo, è di fare queste scelte in modo inconsapevole, cioè semplicemente subirle. Sì, succede così perché succede così. O assecondare le voci popolari per cui di fatto sì, come succede a Siena. Ci sono le cavità del sottoterra e quindi si viene contro i terremoti, che è una grande sciocchezza, cioè non è vero che la tradizione dica delle cose qua. Del resto Gramsci distingue tra il senso comune e il buon senso. Il senso comune è spesso una sciocchezza. Ugualmente io, con il mio sapere scientifico, non ho le certezze, ho semplicemente, ribadisco, il crepuscolo delle probabilità, ma è molto meglio del buio dell'ignoranza, è molto molto meglio, se mi consentite il paragone. Scusa, dal momento che ho il microfono ancora in mano, volevo fare una considerazione sui nostri fabbricati del dopoguerra, perché Cattolica forse sarà così che ricciuta, ha una particolarità di questo tipo. I fabbricati fatti nell'anteguerra forse non sono così vulnerabili come quelli che abbiamo fatto nel dopoguerra. Nel dopoguerra, a parte le prime casine fatte in economia, l'altro piano, terra, piano o due piani, l'altro primo, che erano essenzialmente in muratura, poi ci si è cominciato a introdurre qualche elemento in cemento armato, un pilastro centrale, la trave, sono miste questi tipi di fabbricati. Poi a un certo punto, negli anni 50, abbiamo costruito intelaiando in cemento armato. Questi fabbricati sono stati tutti calcolati con le
forze sono state calcolate solo sul piano verticale, basta, i pesi, cioè orizzontalmente, prendendo ciò che si assume oggi, la spinta dei terremoti non è mai stata calcolata, quindi sono tutte sottodimensionate in rapporto alla capacità di resistere al terremoto. I nostri fabbricati che abbiamo fatto nel dopoguerra, in cemento armato, 2 piani, 3 piani, 5 piani, sono tutti vulnerabili sicuramente. In più, che cosa c'è? L'elemento che aumenta la pericolosità è che questi fabbricati, alcuni atterrano tutti i pilotini. Se ci ricordiamo noi il terremoto di Gemona del 1980-76, non mi ricordo la data, mi pare 76, fabbricati di 9 piani, alla fine del terremoto, e purtroppo l'ha dato un'ora che la gente era tutta in casa, erano alti 5 metri da terra perché i solai si sono accavalciati tutti uno sopra l'altro, perché nello scuotimento gli angoli si chiudono e si aprono, ma quelli al pian terreno che sono pieni, sono privi di controvento, sono usciti tutti i pilastri, è stato un disastro. Ma questo può succedere per la presenza dei pilotini, ma poi può succedere anche perché rispetto alle strade, sul davanti sono rimasti i pilotini, sul retro o anche angolati addirittura, sono stati costruiti controventi, per cui che cosa ne nasce? Nasce che l'eccentricità del fabbricato è pericolosissima, perché al baricentro delle forze, al baricentro delle resistenze sono diversi, nasce una coppia lì con un momento che fa ruotare il fabbricato, che diventa pericoloso. Noi questi fabbricati dobbiamo tenere presente che prima o poi bisogna demolirli e rifarli, e bisognerebbe fare una politica urbanistica, andare incontro a queste esigenze. Non è che si fa tutto in una volta, ma se in un anno ne fai 3, l'altro anno ne fai altri 5, quando succederà il terremoto avremo meno pericolosità per noi e per i bagnanti, perché noi dovremmo avere la fortuna che il terremoto qui, quando darà, non dovrebbe più scegliere quello che ha fatto nel 1916, perché nel 1916 il terremoto è cominciato in maggio, ma non è vero che aveva dato una scossa in maggio e una in agosto, dava la scossa quasi tutti i giorni, leggere ma c'erano, ed ha finito lo sciame in settembre. Certo che se fa adesso abbiamo risolto la faccenda dei parcheggi d'estate, si capisce. Se invece adesso il terremoto durante l'inverno, dopo la gente si scorda, c'è caso che in primavera ritornano ugualmente a Cattolica. Però questo è un discorso sul piano umoristico, ma per la prevenzione bisognerebbe davvero studiare qualche cosa che va a incentivare nei privati la voglia di buttarlo lì il fabbricato e rifarlo. Grazie. Allora, io ho un altro intervento dietro, vedo è una domanda. Vista l'ora, se non da parte, non so, sì. Direi ammetterei un altro intervento perché c'è un buffet di là che ci aspetta. Io ho solo una domanda. Io sono un architetto, di ste cose detto tra non ci capisco niente, quindi avrei questa domanda da fare. Il mio cliente, che sia un albergatore o che sia un cittadino qualsiasi, di Cattolica, che viene da me e mi dice: posso studiare il mio fabbricato se è in grado di resistere a quei terremoti, a quegli eventi che voi avete illustrato in modo molto molto sì, significativo e molto chiaro? Abbiamo gli strumenti, non io che sono un povero architetto, ma ci sarà qualcuno, no? Ingegneri, strutturisti, che è in grado di dare una risposta in questo senso? Cioè, gli devo rispondere così o gli dico butta giù tutto che la rifacciamo nuova? Domanda. Gli strumenti ci sono. Ed è la famosa verifica di sicurezza. Allora, tenete conto che nel 2003, il 20 marzo, entrò in vigore questa normativa, che era la famosa ordinanza 3274, che obbligava tutti i, diciamo, amministrazioni, i comuni, a fare verifiche di sicurezza sui propri edifici strategici, quindi sui palazzi comunali, sulle scuole. E l'obbligo era fino a dicembre 2008. Ogni anno è stata prorogata, a dicembre 2012 è stata prorogata ulteriormente fino a marzo 2013. Questi erano gli edifici pubblici.
Allora, tenete conto di una cosa, noi abbiamo al momento sia la tecnologia che la scienza per fare queste verifiche di vulnerabilità, però la verifica di vulnerabilità per essere efficace deve essere fatta in una certa maniera. L'Emilia Romagna ha codificato abbastanza questa modalità per farla, la verifica di vulnerabilità. È una cosa che è costosa. Perché le amministrazioni sono state in difficoltà molte volte a farla? Perché ci si trova con una pratica che viene a costare qualche migliaia di euro per sapere che un fabbricato non è adeguato. La verifica di vulnerabilità alla fine ci dà un numero che è compreso tra 0 e 100. 100 è se è adeguata alle attuali normative, 0 chiaramente il peggio che ci possa essere. Ci dà un numero che è compreso tra questi due. Lo sappiamo già che un fabbricato costruito negli anni 20, 30, 40 ha delle vulnerabilità. Le vulnerabilità sono tanto tipi, sono tanti tipi. Va bene pensare alla struttura, ma la vulnerabilità può essere anche una vetrata da 20 metri quadri in una scuola, piuttosto che, come facciamo vedere prima, un comignolo. Non c'è solo il rischio del fabbricato che ti crolla, tant'è che in questa delibera di Giunta dell'Emilia Romagna, sono ancora che numero è, parla di macro vulnerabilità, parla di probabilità di collasso, parla di probabilità di sigmatismo nucleare. Poi rendiamoci conto di una cosa, come dicevo giustamente prima a Barello, se io ho il mio condominio e nell'appartamento dell'ultimo piano ci metto gli arbusti che pesano, non so, 20 tonnellate, 20 quintali, poi dopo faccio la verifica di vulnerabilità, quella lì è diversa che non lo stesso fabbricato nel caso in cui gli arbusti non ci sia. Fare la verifica di vulnerabilità per un fabbricato in cemento armato piuttosto che per un fabbricato in muratura vuol dire togliere gli intonaci, vuol dire fare delle prove dei saggi di materiale, vuol dire andare all'interno degli spazi dove la gente vive, con dei danneggiamenti. Allora, ripeto, la possibilità c'è, ma è molto invasiva da fare. Quindi molte volte la gente si ferma prima, la gente dice, vabbè, io però devo spendere 10.000 euro per fare la verifica di vulnerabilità del mio condominio o del mio albergo. Molte volte si fermano, preferiscono magari di fare le finestrelle. Quando parlavamo prima delle scelte, anche queste sono scelte. Preferisco non sapere, perché se poi mi arriva che deve mettere a posto anche una scuola, una cosa. Perché è un problema, non da poco, dal punto di vista politico. Lo stanno facendo, molte scuole vedo che. Dal punto di vista politico, io conosco amministrazioni che dicono: io preferirei non fare nulla perché una volta che faccio io ho un documento in mano in cui c'è un numero. Se in quel numero c'è scritto 02, lui è costretto, è responsabile. L'amministrazione sa che quello è un edificio non adeguato. Nel caso in cui venga un terremoto, come viene visto quello dell'opinione pubblica? Che sapeva. O magari se viene fuori anche prima, no? Uno, perché qui c'è anche questo paradosso qui. Allora io ho due bambini che vanno in una scuola che ha un grado di sicurezza bassissimo. Casa mia come è messa? Dobbiamo crederci conto di questo, perché certo. Poi i livelli di sicurezza li abbiamo su tutti i fabbricati, su tutto il territorio. Il rischio è ovunque, adesso non è per dire una cosa, un'ovvietà, il rischio è ovunque. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Perché vogliamo che la scuola dei nostri figli sia sicura al 100% e dove i nostri figli dormono accettiamo che sappiamo che è un fabbricato che potrebbe non essere. Fatto comunque di responsabilità, perché uno comune che sa che la scuola ha delle pericolosità si rende responsabile, a casa sua non hai queste responsabilità pubblica. Allora io non voglio difendere il comune, sia chiaro, io dico l'amministratore che già ha fatto fatica a tirare fuori i soldi per la verifica di vulnerabilità, quando si trova lì questa verifica di vulnerabilità che dice che l'edificio non è adeguato, e vi assicuro che il 90% delle volte gli edifici non sono adeguati, cioè gli edifici costruiti negli ultimi, diciamo, prima degli ultimi 15-20 anni non sono adeguati. Cosa fa? Allora, un conto è se deve sistemare un comignolo e dice vabbè 3-4.000 euro li posso tirare fuori, un conto è se questo edificio effettivamente ha un rischio rilevante, i soldi non ci sono. Allora, io quello che dico sempre è che noi dobbiamo smettere di chiedere la definizione, perché per l'amministrazione il terremoto non è politicamente spendibile, perché l'amministrazione sta in carica 5-10 anni e
come dire, giustamente spera che il terremoto non venga, di risorse non ce ne sono, perché io devo spendere, come dire, soldi che non ho per non avere un beneficio contingente. Ingegnere, questa però siamo in campagna elettorale, non si può fare una discussione così, perché mi verrebbe da dire... Ma io sono candidato. No, lo so, però dico, mi verrebbe, cioè questo dopo diventa un discorso politico, a questo punto a quell'amministratore io gli direi vai a casina, hai capito? No. Lei deve dire così. Mi dica se la scuola del figlio. No, perché i soldi per Fiorito li trovano. E per me, perché bisogna smetterla. Allora, io non voglio mischiare nessuna polemica locale. Non ci facciamo portavoce di quello che vogliamo. Perché attualmente la sicurezza dei fabbricati non è all'ordine del giorno della politica, perché non è spendibile. Se però le prossime elezioni, invece che una sola persona, sono in 10.000 a chiederglielo, allora comincia a diventare un problema sensibile. Sì, però non può essere la giustificazione che non ci sono i soldi, perché se no andiamo tutti a casa, hai capito? Io vorrei soltanto ribadire il concetto. È inutile dire che i politici hanno responsabilità diverse a quelli dei singoli cittadini. I cittadini hanno esattamente la stessa responsabilità che i politici. Nella misura in cui preferiscono scegliere Mattarella piuttosto che centrare i tedeschi. Questo è il cittadino singolo. Il politico ci rappresenta onorevolmente, ci rappresenta anche in questo senso, nel senso che non è che noi accusiamo i politici di una scarsa lungimiranza laddove il cittadino invece ha una lungimiranza straordinaria. Cioè il cittadino è enormemente inferiore a quello del politico. Vi faccio l'esempio del rapporto con le frane. Sulle frane si costruisce tranquillamente in zona di esondazione, nonostante il comune disperatamente faccia delle battaglie che non si costruisce qua. La pressione formidabile che viene dalla base e che fu quella che poi portò Rimini fuori dalla normativa Silvia, una proposta dal basso, non viene dall'alto. L'alto per certezza è più ostacolabile. Io le sto vivendo, come dicevo, vedo cosa succede, vista dall'alto la protezione civile, è che la pressione più forte viene dal basso, dal cittadino singolo che non vuole sottostare alle leggi perché le leggi sono sconde. E quindi di fatto fa pressione, allora, prima di, per certi versi, nessuna istanza di protezione non ha certamente bisogno di quello che dico io, ma di fatto tenete ben presente e ribadisco, la responsabilità è soggettiva e ciascuno di noi ha le spalle gravi di responsabilità enormi rispetto a quello che accettiamo, i rischi che accettiamo più o meno consapevolmente. Vi faccio soltanto un esempio: in Friuli sono fatti gli studi sulla guerra bene delle scuole. Fu proposto di mettere davanti alla scuola un cartellino che dice come si fa per la lavatrice, A, B, C e così via. E ha scatenato il panico una cosa del genere. Perché nel momento in cui la gente è consapevole, allora a quel punto non si dice, signori scegliamo, volete venire a prendere i figli con la scuola bus oppure rimettiamo a posto la scuola? E a quel punto tutti, vi ricordate un vecchio film dove c'era Alberto Sordi che vendeva le armi? Sì. Ecco, vi ricordate cosa succede alla famiglia? Che prima lo rigetta, ah tu vendi le armi, poi immediatamente dopo sì, me la vende, insomma. Allora, prima di buttare la croce sulle persone che leggiamo che ci rappresentano degnamente, che ripeto, se loro sono indegni, noi lo siamo un ordine di grandezza di più da questo punto di vista che scegliamo. Allora, da questo punto di vista, ripeto, addossiamoci la nostra parte di responsabilità e assumiamoci il nostro onere di rischio, individualmente da cittadini. Allora, ripeto, è facile dire fatelo. Quando si va a discutere di scelte politiche, ripeto, una è il discorso che faceva Kant. Immagina che quello che tu chiedi valga per tutti e vale anche per te. Fare gli altri quello che faresti a te. Allora tutta questa cosa qui, ripeto, io mi scontro quando si discute, sì, la normativa urbanistica per esempio è uscita fuori la normativa sismica, adesso la normativa sismica una volta c'era la distanza fra gli edifici, è sparita tutta la parte urbanistica, perché è troppo vincolante e viene delegata ad altri atti. Perché si fa così? Perché di fatto viene una richiesta al basso molto forte. Chi è che ha fermato secondo voi l'attuazione prima del terremoto dell'Aquila, l'attuazione della normativa sismica? Se non il territorio, le organizzazioni professionali e quant'altro che non volevano una normativa più restrittiva. Chi secondo voi bisogna combattere tutte le volte cerca di mettere norme più restrittive o più vincolanti sul territorio, se non i cittadini? Secondo voi chi si lamenta, chi è contento adesso la normativa prevede che per aprire una porta vi costa 5 volte di più perché dovete intelaiare tutta la struttura? Sono contenti i cittadini? No. Si può dare la colpa di questo al politico poco lungimirante? No. Chi ha ostacolato la normativa sismica? Ripeto, è stato sempre dal basso. Gli ostacoli che conosco io sono stati questi, quelli di cui ho esperienza personale.
La difficoltà che abbiamo fatto sulla microtonazione sismica è dover portare questo in un consenso che di fatto permettesse di stabilire vincoli sul territorio. Vi assicuro che è un'operazione difficilissima. Prima ce ne rendiamo conto e meglio facciamo. Prima ci rendiamo conto che dobbiamo fare delle scelte e che le scelte sono soggettive, come la responsabilità penale, è soggettiva, non collettiva. Bene, e prima facciamo un progresso significativo. Allora io ho un ultimo intervento, perché... tanto so che no, e quindi tutte quelle tribolazioni eccetera non influiscono sul termone. Andate a vedere il petrolio. Va bene, allora io intanto vi ringrazio per la partecipazione, spero che sia stato di interesse, vi invito al prossimo venerdì dell'urbanistica, 15 febbraio. Esperienze degli scenari storici del sisma Abruzzo ed Emilia con la presenza della sovrintendenza di Ravenna. Grazie. Vi invito al buffet che lo apriamo ad